Radio 1 New York, Radio 1 New York. Martedì 20 settembre 2016, benvenuti, siete in diretta su Radio 1 New York e state ascoltando Du Gustis Is Meglio Che One, una trasmissione di sfide musicali, di gusti e di tendenze con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e basta. E basta, no, volevo vedere se ha tentato l'inganno, capito? Siamo solo noi due. Questa è tremenda, veramente. Evviva, siamo in diretta ancora una volta, siamo con voi. Alessandro, vai avanti tu perché a me mi viene da ridere. E allora, tanto per cominciare, già è tanto che noi siamo arrivati al 20 settembre, ancora non ci hanno cacciato, non ci hanno rinchiuso in qualche carcere di massima sicurezza di quelli americani che non si evade. Bravo, che solo si fuga vedono... da mezzanotte riescono a evadere. Che si vede nelle trasmissioni, adesso fanno su un canale Sky, fanno tutte queste trasmissioni, capito? Esatto. Dove i carceri di massima sicurezza, noi ancora non ci siamo. Crediamo per poco, ma ancora siamo qui. Allora, ci dice Laura come siete seriosi. Laura, non dire cazzate, per favore. Non abbiamo nessun problema, perché dovremmo essere seriosi? Non riusciamo soltanto a caricare le canzoni, che vuoi grandi, che sia. Quindi che problema grandi, c'è? Stasera grandi. Facciamo una trasmissione di sole chiacchiere, senza musica. Un talk show. Tu sai fare Maurizio Costanzo? Assolutamente sì, mi levo il collo, guarda. Eccomi qua. Buonasera a tutti, benvenuti. Detto questo, quindi ritorniamo coglioni come siamo sempre stati coglioni e sempre lo rimarremo nonostante l'età. E dopo aver dato le coordinate di questa trasmissione, intanto salutiamo tutta New York, Carmela, Soro Puro 2, tutte le persone che ci stanno sentendo anche da fuori Italia. Ricordiamo che potete vedere i fuori onda in diretta a Facebook, sulla pagina di Radio 1 New York, sulla pagina di Radio Cigliano, sulla pagina di Alessandro Bianconi e sulla pagina di Alessio Cigliano. Evviva! Allora, io volevo partire dicendo che oggi è l'ultimo giorno d'estate, Alessandro. Ah, è vero, cazzo. Domani è autunno. Non me l'ero ricordato, devo fare il cambio stagione? Fa caldo. Guarda, se sta a morire praticamente. Oggi quindi è l'ultimo giorno d'estate, è vero, è vero. Salutiamo l'estate. Ciao, quindi estate, ciao. Ciao a tutti. Ciao estate, a New York non so che tempo faccia. Ora Alessio tra un po' appena ho risolto delle cose, delle piccole cose tecniche, ci darà gli aggiornamenti sul tempo. Esattamente. E volevo partire con una notazione che secondo me è di colore, anche se tanto di colore notation non è stato. Domenica un grande cantante italiano, ma proprio grande, che si chiama Gianni Morandi, ha fatto una cazzata. Nel senso che non sono d'accordo su questo, però è stata interpretata in questa maniera. Che cosa ha fatto domenica? Tu la domenica che cosa fai? Di solito cerco di dormire e stare questo un po' con i bambini. Altro. Ma se esci la mattina, magari ti accorgi che nel frigorifero manca qualcosa, tu che cosa fai? La compro. Vai a fare la spesa. Sì. E questo ha fatto anche il nostro Gianni Morandi, no? È andato a fare la spesa e siccome è molto social, estremamente social, Gianni Morandi, che cosa ha fatto? Ha pubblicato su Facebook la sua foto con un sacchetto della spesa dicendo: ho accompagnato mia moglie a fare la spesa con un grande supermercato italiano alle spalle. E qual è la cazzata? Apriti cielo, 10.000 commenti sulla sua pagina Facebook nati da commenti: vergognati, tu non dovresti istigare queste pratiche che sono assolutamente contro la famiglia, sono contro la domenica a casa di ognuno di noi, perché i supermercati la domenica dovrebbero essere chiusi. Gianni Morandi si è scusato pesantemente con tutti quanti quelli che ha vi rendete conto, si è scusato ed è nata una polemica da 10.000 post, sto dicendo 10.000 post, nei quali c'era chi si schierava a favore del supermercato la domenica ovviamente e chi lo contestava assolutamente dicendo io non riesco, io la domenica, gli dicevo: ma tu che fai la domenica? Io la domenica mi piace stare con la natura, scusa, mi piace. Però c'è un post sotto, deve esserci: fatevi una vita, perché veramente
veramente. Ce ne sono stati no, tanti. No, ma fatevi una vita veramente. Ce ne sono Dice stati veramente bene Valentina, tanti. La gente non sa cosa fare. La gente non sa cosa cioè, fare. Ma non ci avete veramente una dicendo minchia da che fare. È colpa, cioè, il post è nato in questa maniera, dicendo che è colpa di chi va a fare la spesa la domenica, sì, se ci sono le cassiere e gli addetti ai negozi, andateci durante la settimana, perché certo, non avete la possibilità di andarci durante certo, la settimana. Certo, post con cose tipo i centri commerciali sono pieni di bambini urlanti, i bambini portateli per campi a raccogliere margherite invece che portarli ai centri commerciali. Insomma, una polemica tremenda, pazzesca, Banda, dettata da questo innocente, secondo me, post veramente innocente di Gianni Morandi, che ha semplicemente detto sono andato a fare la spesa. Dopodiché lui si è scusato pesantemente: scusate, non avevo capito, non avevo pensato che questa cosa potesse essere in questa maniera, perdonatemi. Vabbè, cioè, anche esagerato. Questo è il paese me. Dell'ipocrisia, però sì, perché, anche perché tutti quanti dicevano no, perché nel resto d'Europa, in America non c'è un centro commerciale aperto la domenica. Secondo me sbagliando, perché i centri commerciali sono aperti ma guarda, questo è il paese dove, no, voi lo sapete, l'Italia è il paese dove ci lamentiamo, facciamo tutti i problemi perché i musei, le cose culturali non sono aperti, e poi il grande fratello VIP fa 6 milioni di persone davanti alla televisione, poi tra quindi non ci stiamo a prendere in giro. Tra l'altro io volevo anche dire un'altra cosa, c'è tanta gente che lavora la domenica, perché se vai allo stadio la domenica c'è gente che lavora, se vai al bar perché vuoi andarti a prendere una tartina, stadio è aperto di domenica, cazzo. Queste partite non si possono fare durante, a proposito di partite, allora devi dare degli no, aggiornamenti. Non li vedo perché il televisore è girato e non lo vedo, perché sta giocando la mia carissima Lazio con il Milan. Momentaneamente, quando ho iniziato la trasmissione, era 1-0 per il Milan con gol di Carlos Bacca, che stava tanto bene in Colombia. Perché non ci torna Bacca in Colombia? Detto vabbè, questa questo, è una notazione estremamente personalizzata. Personalizzatissima, molto personalizzata. Appena finita la nostra introduzione, andrò a vedere e vi aggiornerò sul risultato di Milan-Lazio. Nel frattempo vorrei che tu introducessi anche la sfida di tendenze e di gusti di oggi. Allora, sfida di oggi di gusti e di tendenze. Sfida anche qua abbastanza classica. Chi di noi non usa la penna? Beh, tutti. Anche io ne uso poco, uso la tastiera, però la penna la usano tutti, la usiamo tutti quanti. L'abbiamo usata o la usiamo tutti? Certo. Benissimo, sfida di oggi. Penna biro o penna stilografica? Ma questa è una sfida che mi piace molto, perché è una sfida veramente di tendenza. Sì. Tu che cosa proponi? Ma io, sai, facendo l'avvocato, ovviamente la penna stilografica ha un suo perché, ha un suo fascino molto, è molto elegante, dà quest'aria molto da gran signore, e quindi io voto per la penna stilografica. No, a me guarda, siccome io le perdo, proprio ne perdo, io a leggio ho perso più penne che intonazioni praticamente, allora preferisco veramente la Bic, la vedete anche in questo momento in diretta, è una Bic, funziona, quando finisce la butti e tanti saluti. Bic, che in inglese si dice bike, ok, e ci vai anche in bici in America, no? Mentre con la Bic, riciclandola, perché ci sono tante parti di plastica buttate dentro, ma tutto il resto ma è riciclabile. Mettere l'eleganza di una Mont Blanc stilografica. Sì, intanto vabbè, faccio un po' di saluti. Valentina, grazie. Carl, grandissimo Carl che è tornato, Moreno, Simone, Andrea, Andrew, Adriano, Walter, Emanuele, tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, grazie a tutti, e continuiamo quindi con la sfida musicale. Allora, tra l'altro intanto volevo dire una cosa, che Carl poco fa ho letto una sua cosa nella quale ha detto che quando è scoppiata la bomba a New York, tra l'altro sì, noi parliamo era lì a due passi praticamente, quindi Carl hai vissuto questa esperienza esplosiva, diciamo, e ricordiamoci che ci sono stati gli attentati anche a New York, e quindi c'è stato l'attentato l'altro nel Michigan, sì, mi sembra era che fosse, quindi ricordiamoci sempre che è un momento. Io quando è successo domenica, non lo so, non io fai ero a fare la spesa con Gianni Morandi. Certo, io facevo la foto a Gianni fare incazzare la gente dei social, guarda, che non c'ha un cazzo da tantissimo fare, tantissimo. Dicono che il Milan stava per raddoppiare, sì, sì, però non ha raddoppiato. Ti può interessare? No, non ha raddoppiato, non ti ci può fa interessare. Ci fa Valentina un suggerimento, lei vota la stilografica, però dice la Bic è buona per usarla come cerbottana. Questo è vero, perché con la stilografica non si può fare. Io mi ricordo con
lui quante volte a scuola con la Bic ci tiravamo le palline di carta. Tu me la tiravi qua nel collo, perché io ero al primo banco che ero secchione, tu all'ultimo che non eri secchione, no, per niente. No. E qua me le incollavi tutte quante praticamente. Allora, abbiamo lanciato la sfida di oggi. Votate. Mi raccomando, c'è un WhatsApp. Vedete anche scorrere per voi che siete su Facebook in questo momento. È più 39 per chi WhatsApp da fuori Italia, 328-7948-796. Mi raccomando, mandateci un WhatsApp, perché ci piace essere social con voi e perché tra un po' ci sarà il selfie di giornata. Hai che fatto sarà una tutto cazzata. Per voi. Che ho fatto? Hai fatto una cazzata. Guarda la scritta sotto. Che ho fatto? Vai, vai, che ora arriva. Hai fatto la cazzata. Ho scritto una cazzata? Sì, adesso arriva tra poco la cazzata che hai Arca scritto. Vabbè, non hai cambiato la data. È rimasto 13 settembre. Guarda, allora, intrattieni quel quantum che basta. Intrattieni quel quantum non che so, basta. Non so, Barzellette già l'ho raccontata l'altra volta. Un maiale cade da un grattacielo. Speck! Questa è bellissima. Questa è eccezionale, ma la voglio. Adesso è 20 settembre. Ciao Maria Giulia. Ciao Maria Giulia, ciao Anna Pepe, ciao a tutti Anna, ragazzi. Da quanto tempo non ti vediamo con noi in queste dirette? Allora, la cerbottana sarebbe il cervo femmina di facili costumi. In effetti si dice, è da tempo che si dice la cerbottana. Beh, ma mi sembra che potremmo fare una trasmissione un po' battutara noi. Assolutamente, perché abbiamo sì. Quella battuta semplice e facile che la capiscono. A proposito di facili costumi, il tuo primo pezzo vedo che li richiama. Il mio primo pezzo è un pezzo assolutamente casto e puro. Lei si chiama Rosio Carolina Mateus Alfonso. Hai capito? È un trans? Secondo me sì, perché comunque che cosa ha deciso Rosio durante la sua carriera, come dire? Carriera, mi pare una parola grossa. Durante però. La sua carriera strana discografica ha deciso di prendere uno pseudonimo. Ah. E lei è, però, attenzione, è nata a Bogotà e quindi è una cantante colombiana, ma è naturalizzata come, italiana. Come Carlos Bacca che ha segnato. Sì, bravo. Però è naturalizzata italiana, quindi ce la siamo accattata noi. Accattata va colombiana! Ce la siamo accattata noi. Ha fatto alcune cose, ha fatto diversi pezzi. Vediamo se ne rimedio qualcun altro in questa infinita. Non ne rimedio neanche un altro, neanche nessuno. Quindi oggi è una giornata che va così. Sì, sì, le rimedio. Oh là là là, l'abbiamo aspetta, anche sentito recentemente. È arrivata Tiziana Guida. Ciao! Oh, la conduttrice. Tiziana, come ci manchi, guarda. Proprio sì. Una cosa, io è sono disperato. Mancanza. Mi sto strappando le carni. Io pure me le strappo. Mancanza. E allora dedico a te, Tiziana, che in questo momento ci stai ascoltando. E probabilmente pezzo. Lo starà facendo, speriamo direi, per lei. Spero proprio di sì. Questo pezzo che secondo me invita veramente a essere un po' porcellini, se vogliamo dirlo. Capite a New York porcellini? Ve lo spieghiamo dopo. Lei, abbiamo detto, è Carolina Marquez. Questo è un pezzo, sentitela com'è calda, ah. Si scalda molto. È un pezzo del 2001, con un intro che mi sono veramente stufato, non finisce più. È finita. Sexo sexo, Carolina Marquez, primo pezzo di stasera in diretta su Radio 1 New York. E siamo qui anche con voi di Facebook. Siete Bogotà in inglese, come si dice, Valentina? Bogotti. 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 Mi raccomando, Valentina, segna, Bogotti. Allora, li carica tutti tranne questo. Strano, chissà com'è, no, l'ultimo non l'ha caricato. No, l'ultimo non ci ho ancora provato. Intanto ci provo a caricare l'ultimo. Io vediamo non capisco, che succede. C'è della gente che saluta Tiziana. Perché la non saluta? Lo so, perché cazzo vi manca? Quella stronza. No, beh, stronza. Brano no. Dei Dire Straits, se può, lo mettiamo sabato sicuramente. Sì, abbiamo oggi dei problemi di importaggio, diciamo, sì, se possiamo. C'era, saluto Alberto. Alberto che mi ricordava che Niang stava per raddoppiare, ma non ha raddoppiato. E tu ne godi, vero? Ne godo, io mi scuso un attimo, vado un attimo a vedere cosa fa la Lazio. Allora, c'è proprio un brano che non viene caricato nella nostra playlist, che è un brano di Alessandro, e quindi poi vi spiegheremo anche perché. Siete in diretta, i fuori onda di Du Gusti si smeglia che One, speciale New York. Oggi è il 20 settembre, come penso di aver aggiornato, se sulla grafica in questo momento, e siete in diretta con noi su Facebook in questo momento. Se volete ascoltare la trasmissione, www.radio1newyork.com, ascolterete tutto quello che volete in diretta e in alta mi strozzo e in alta qualità. Invece in questo momento siamo in diretta con voi su Facebook, vi preghiamo sempre come al solito di condividere la puntata, sì. Che state guardando, condividetela, perché è la maniera migliore e la più quella che ci piace per essere social. Non ci piace la pubblicità, non ci piace l'advertising, ci piace il tam tam. Ti piace il tam tam? Tam tam, che in inglese si dice tam 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 tam. Mi carichi la mia canzone? Ti carico la tua canzone? Se questa parte.
Qual è questa? Ok, abbiamo anche i piatti invertiti oggi, ti rendi conto? Vabbè, sono cose che speriamo solo i piatti siano invertiti. No, lo dico per sicurezza, non si sa mai. Non si sa mai. Vi piace? Allora, tam tam in inglese si dice tom tom, ci dice Carla. In effetti. E allora torniamo in diretta con voi. Mi raccomando, restate con noi, restate sempre collegati con noi e condividete. Carolina Marquez, Sexo Sexo in diretta su Radio 1 New York. State ascoltando Tu Gusti Si Smeglia Che Vanno, una trasmissione di sfide musicali, di gusti e di tendenze. Potete ascoltarci su Radio 1 New York, cliccate su Ascolta Live, in altissima qualità, avrete tante sorprese. E poi potete ascoltarci anche, vieppiù, su TuneIn Radio, Radio 1 New York, uno sempre scritto a numero, su Ital TV, Canale 200, una piattaforma che raggruppa, ho visto oggi la pubblicità sul sito di Tino Maiolo, che raggruppa in maniera totale e corroborante tutte quante le radio, sì, e le TV italiane. Ma non so se Tino Maiolo si può dire radio, eh? Non lo so, è una parolaccia, no? Non lo so, potrebbe essere, non lo so, capito? Invece vi ricordo che questa trasmissione sarà replicata domenica 10 a.m. New York Time, ore 16, ora italiana. WhatsApp per volete, se per volete, ti piace? Per volete, per volete è una ridente località in provincia di Cuneo, di Lucca, sì. Allora, se volete il selfie di giornata che tra poco scatterà, mi raccomando, WhatsApp più 39 se WhatsAppate da fuori Italia, 328-7948-796. Andiamo! Allora, quest'estate io nel villaggio dove ero a Fuerteventura con i bambini ho fatto conoscere agli animatori questa canzone che non avevano. Oh. E ha fatto il panico assoluto. Canzone veramente da villaggio, veramente da ballare. E il mio addio all'estate, questo. Ah, qui. Sì, lo vedi così. Assolutamente. Reggaeton. Lui è Joey Montana. Per voi in diretta su Radio 1 New York, questa è Picchi. Ah, vabbè, sei veramente, come dire, funky e country. Ho caricato tutto, puoi passare sul browser. Ci siamo, no, non lo chiudere, per carità, dovesse servirci. Bravo, bravo, ha imparato, Alessandro ha imparato. Stasera ci sono stati dei picci problemi di caricamento che abbiamo risolto e adesso siamo in diretta con voi. Mi raccomando, continuate a... ciao Anna, grazie di essere... No, t'ho già salutata, però non avevo visto i tuoi post. Allora, mi raccomando... Per volete in inglese, for you will, meraviglioso. Grandissimi. Mi raccomando, condividete sulla vostra pagina Facebook... Tunica! Tunica. Ciao Tunica! E vai! Ci hai dato sola l'altra settimana, Tunica! Vabbè, aveva dei problemi, ma comunque l'ha recuperata abbondantemente. Grazie Emanuele del complimento sulla musica. Senti questa come si balla. Questa è bella, questa mi piace molto, è bella scattante, ci fa mettere allegria. È Joey Montana che state ascoltando nei fuori onda di Radio 1 New York, Tu Gusti Si Smeglia Che Vanno, speciale New York, una trasmissione che viene irradiata da Radio 1 New York via web e anche su altre piattaforme, su tantissime piattaforme, perché Tino Maiolo non si ferma mai, Tino Maiolo è sempre in movimento. E vogliamo salutare, anche se ci sta ascoltando, Tuni, Tanica e Tony. Tunica! Mi raccomando, salutiamo tutti quanti. Ziana dice non riesco a chattare come si deve. Scusa Tiziana, che ho letto male. Tiziana, ma stai a casa? Fallo col computer, no? Lo deve fare col telefonino che vedi vedi piccolo, non è bello. Tiziana, veramente. E devo caricare la mia la connessione di Cartagine, c'ha Tiziana. Sì. È veramente accartaginata. Tra l'altro, come si chiamava quella cosa, Tiziana, che dicevi l'altro giorno durante la diretta? Impeding. Ah, si è presentato. Io mi chiamo Tino, lo so Tino, ma noi lo sappiamo, come dire. Ma ormai universalmente nella nostra trasmissione sei Tunica. E ormai è così, non è che... È come se fosse un nome d'arte, anche un po' romaneggiante, se possiamo dire la verità. Dobbiamo rientrare in diretta, quindi restate con noi nei fuori onda, ma ascoltateci anche su Radio 1 New York. C'è Picchi Picchi in questo momento, c'ho un mal di testa, una cosa tremenda. Picchi 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 picchi, bella questa, mi piace. Come l'hai scoperta? Questa? Mia figlia. Ma dai. Sì, ciao Raffaella. Grande, grandissimo. No, non è vero, rigore per il Milan? No, Niccolò, perché sto vedendo qua in diretta. Non è che ce l'hai un po' indifferita, non lo so, tu? Sì, mi sa di sì. Rigore per il Milan. Porca miseria, ragazzi.
E qui c'è chi soffre, attenzione, le sofferenze di Alessandro, mi raccomando. Ma altre partite che si giocano oggi? Stai o si gioca solo tutte questa? Domani. Ah, solo questo anticipo. Rigore cioè per il Milan, ma poi i laziesi, prendete per il culo, prendete per il culo. Beh, senti, bravi voi alla Fiorentina, bravi. Ma invece, della Formula 1 che mi dici? Che Vettel ha fatto una grande gara. L'hai visto che gara che ha fatto? Sì, ha fatto una gara di Cristo e secondo me se partiva prima forse c'aveva anche grandissimo Ricciardo. Io speravo che lo riprendesse. Oh, quanto gli ha preso? 30 secondi in 10 giri, una cosa del genere, in 12 giri. Guarda, è stato grandissimo. Aspetta, c'è il rigore per il Milan. E sono tra l'altro molto contento che abbia vinto Rosberg, perché voglio che la sfida, tanto sono loro due ormai, lo sappiamo, nel campionato di Formula 1, che la sfida sia almeno equilibrata e che ci sia, non ci sia, come dire, sì, un vincitore già a 8 gare dalla annunciato fine. Assolutamente no. Continuiamo con la sfida musicale, ricordando di condividere il video di Facebook e ricordando la sfida di tendenza: penna biro contro penna stilografica. Votate, votate, votate. E mi raccomando, anche voi da New York, questa è una sfida, è una trasmissione di sfide musicali anche, oltre che di gusti e di tendenze. Quindi mi raccomando, noi non ce la prendiamo, anzi siamo qua giusto per vedere quale playlist delle nostre due praticamente piace di più. Quindi votate, prendete nota. Nel frattempo siamo appena all'inizio, abbiamo messo un brano per uno, però prendete nota delle playlist che vi piacciono. Io vi voglio portare nel 1976, quando un grande gruppo, ma quanto sono grandi, hanno, con la prima formazione soprattutto, ma anche con le formazioni successive, hanno vinto, hanno stravinto. Io e hanno qua fatto la cambierei veramente la formazione, perché stiamo perdendo 2-0. Sì, è una formazione. Una formazione un po' scadente, mentre invece questa era una formazione eccezionale. Hanno fatto veramente tante canzoni, ci ricordiamo tanti successi, e questo è un pezzo del 1976 che vado a presentare senza intro. Sono i Mattia Bazar, stasera che sera, in diretta su Radio 1 New York. Stasera che sera. Lo so, i Mattia Bazar fanno subito atmosfera. Ma Giovanni atmosfera Ciliano, vintage. Chi è? Perché no? Ciao Giovanni Cigliano! Giovanni Cigliano! Parente alla lontana, immagino! Sì, immagino di sì. O comunque di rami sramati della famiglia. Senti, ma Carl si può cancellare dalla chat che perché sta facendo? Scritto? Però 2-0 mi pare uno stato naturale. Siccome fa lo spiritoso, lo cancello dalla però chat. Però puoi anche mettergli un like se vuoi. No, guarda, un like è un cazzo. Ecco, lo rimando a Filadelfia, lo rimando. Ma ci sta. Filadelfia è un formaggio, poi non sì è una città. Ricordatelo, lui è Carl. Lui è sposato con Kaori. Ah, assolutamente. Sì, sì. Beh, a Filadelfia ci sono solo cinesi praticamente. Allora, siete in diretta su i fuori onda di Du Gustis Is Meglio Che One, Radio 1 New York stasera, e mi raccomando, restate con noi e condividete. Io volevo andare a vedere le condivisioni di questo video. Oh, ce ne sono già tante e le voglio ringraziare. Lo volevo fare da un po', ma mi sono rincoglionito. Ringraziamo Radio 1 New York, meno male che ci ha condivisi. Ringraziamo anche Tino che ci ha condivisi, e Raffaella. Tino, quante volte ci hai condivisi? Ci hai condivisi in continuazione. Tino, e poi condivide. C'è anche Lisa che ci ha condivisi. Ecco il mi piace che parte. E poi Andrea. Ciao, Gabriele. Tiziana che le Gabriele, piace questa trasmissione. Michele, grazie della condivisione. Emanuele, grazie della condivisione. Doppia. E poi vediamo Erika. Ciao Erika, grazie di aver condiviso. Che stiamo andando forti. Walter, grazie della condivisione. Valentina, prima di me avete fatto addirittura due condivisioni per Valentina. Mi raccomando, continuate a condividere se volete, se vi piace questa trasmissione e volete restare con noi. Ah, tu vai sul Nazionale Popolare. Sul recente, diciamo. Nazionale Popolare, sì. Assolutamente. Esce Cataldi. Vabbè, lui praticamente finché non finisce. A che ora finisce? Alle 10:15? Manca il quarto. 10:30, alle 10:30. Fino alle 10:30 Alessandro Bianconi questa sera non esiste. Ed esiste soltanto Alessio Cigliano. E quindi restate con noi, perché dopo le 10:30 diventerà quel frizzantino. Non lo so se con la sconfitta della Lazio sarà così frizzante, però diciamo che Andrew fa lo spirito, cioè, per quanto riguarda la compilation sta vincendo Ale. Alberto, la foto te la mandiamo appena la facciamo, che sarà tra un pochino, perché vogliamo scaldarci. No, Alberto ci ha mandato una foto. No, ci ha mandato una foto, voglio vederla, che è la foto. Vedi il ramarrone, l'hai visto? Il ramarrone in mezzo alla pista, grande, fantastico, è stato eccezionale. Allora, torniamo in diretta. Mentre ascoltate Mattia Bazar, tornate in diretta e restate con noi.
queste sonorità mi riportano veramente a quando io da piccolo andavo al campeggio e c'erano le radio accese in tutte le roulotte, c'erano le radio, e una di queste radio, su tutte queste radio anzi, questa era una canzone che spopolava, la sentivi da una emittente, poi la sentivi da un'altra, era veramente un must. Mattia Bazar, Stasera che sera, in diretta su Radio 1 New York. Allora, io invece, dopo i Mattia Bazar, voglio mettere qualcosa di molto più recente. E anche un po', in inglese si dice sputtanated, in italiano si dice sputtanato. Perfetto, bravissimo. So tradurre? Vedo mi che chiamo, il mio secondo nome è Google Translator. Hai fame, hai sonno. Detto questo, lui è il cantante del momento in assoluto. Assurdo, che in inglese si dice Went up alla notorietà. To the notoriety. Sì. Cioè, facciamo proprio la traduzione. Ti faccio la simultanea. Anche in virtù del fatto che adesso è un nuovo giudice della trasmissione più seguita musicale, che è X Factor. Ah, questa mi mancava. Insieme a Emanuele Agnelli sono Arisa, quell'altro che non nomino perché non lo metterò mai e mi rifiuto di nominarlo, e il cantante e il cantante del momento. Il cantante del momento ha preso una cantante italiana del momento, anche lei una cantante che è già un po' di tempo che va, comunque già un po' di tempo che va, e ha detto: lo sai che c'è, siccome ne ho venduti pochi di dischi in Italia, zero. Allora prendo una, faccio pure l'Italian version, così ne vendo ancora di più. In ogni modo, la canzone è in perfetto stile Alvaro Soler. Lui è Alvaro Soler featuring Emma. Ce la sentiamo, ultimo pezzo è Libre. Vivo nel presente, viaggio con la mente. E siete sempre nei fuori onda. Alessandro freme, perché veramente lo vedo che annuncia, guarda, fa tutto quanto, ma con un occhio sta sulla Lazio. E vabbè, non c'è niente da fare. Quando sono passioni. Il cuore è il cuore. Ora che metto io? Però la carico dopo, perché voglio invertire i piatti, perché non è possibile che io devo leggere là e tu devi leggere qua. Dobbiamo caricarla fra un attimo. Voglio invertire. Ah, voglio mettere questa io, vedi? Me la sono già preparata. Alberto, che ti dice? Sono 2-0, ti ricorda? Alberto, lo so e sto soffrendo. Isabella Marucci, ciao Isabella. Ciao Isa. Benvenuta alla nostra diretta. Buona musica se volete sentirla, e se volete sentirla in alta qualità andate sul sito di Radio 1 New York e la troverete cliccando su Ascolta Live. Dopo questa canzone faccio il promo, ok? Me lo devo anche preparare. Eccolo qua. Bene, bene, bene. Ah, lo voglio preparare anche qua, però. Ma la bellezza italiana, perché non vengono in radio le ragazze della bellezza italiana? Perché Tino se le tiene tutte per sé. Katia Ginetti, ciao Katia. Ciao Katia, benvenuta con noi, benvenuta in diretta. Benvenuta su Radio 1 New York stasera, dove stiamo trasmettendo Du Gustis Is Meglio Che One speciale New York. Insieme a voi. Vi guardo negli occhi adesso, perché di solito guardo il monitor, però vosotros, vi voglio, come dice quiero, Alvaro Soler, quiero mirarve en los ojos. Bravo. Beh, dai, bravo. Dopo essere stata a Cuba, grazie. Un po' di spagnolo adesso. Mi sembri l'Alvaro Soler di Radio 1 New York. Alvaro Soler. D'altronde Arvaro e non ci so cavoli. Volevo vedere se è successo qualcosa qua. Alessandro, traduzione, no, tipo Cascini del Monte Pedro. Conversazione vera di qualche tempo fa con un amico italiano a New York. Certo, gli Yankees sono bravi, ma ti fare per gli Yankees è come ti fare per la Juve. Sì, ma ti fare per i Mets è come ti fare per la... Allora, Carl è ufficialmente bannato. Scusa, in via definitiva. Ti metto un like perché te lo meriti. Carl è bannato in via definitiva dalla nostra chat. Non lo può più chattare, lo ringraziamo per la cosa. E ci vuoi ascoltare in silenzio, puoi ascoltarci, altrimenti mi dispiace, ma da ora non potrai più commentare minimamente. Ragazzi miei, che come lo pizzicate sul vivo stasera. D'altronde no, credo che abbiate degli ottimi motivi, delle ottime argomentazioni per pizzicarlo sul vivo. Carl, continuate a giro. Pizzicarlo, e l'hashtag di stasera potrebbe essere
hashtag Rosica. Hashtag un cazzo, hashtag anche. Hashtag Rosica. Felipe Anderson non pia la porta, manco se gliela fanno dei 40 metri. Ma non la pia. Manca? Al 37esimo. Stai zitto! Ancora lunga! Rientriamo in diretta, ascoltateci anche sulla radio, mi raccomando. Questo è il nuovo pezzo di Alvaro Soler. Dicevamo che a Roma si direbbe Arvaro. Arvaro Soler. Arvaro Soler. Mentre invece lui è Alvaro Soler e ha fatto Libre. Questo bel pezzo in coppia con Emma. Con Emma, che è una grande cantante italiana. Vincitrice del Festival di Sanremo. Anch'essa uscita da un talent show, Amici di Maria. Amici di Maria. L'ha vinto, non mi ricordo. Sì. L'ha vinto, vero? Vince tutto. Emma vince tutto. Vincecque tutto quanto. Allora, facciamo un attimo gli istituzionali. Perché è necessario. Abbiamo parlato tanto e vi abbiamo anche fatto vedere dei video in diretta sulle nostre pagine, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, le nostre pagine Facebook, della grande serata che ha organizzato Tino Maiolo a giugno per il concorso 2016 della nostra bellezza italiana. Ma non si è accontentato, non ce la fa. Ha visto che il format funziona, ha visto che è stata anche una bella serata e tra l'altro io qua davanti e ve la commuto. Posso dire commuto, Alessandro? Sì, in inglese si dice commute. Non lo so. Ve la commuto anche sulla pagina di Facebook, la potete vedere in sovrimpressione. Ecco qua, c'è la pagina del concorso, vedete. La nostra bellezza italiana 2017, le iscrizioni sono aperte. Perché Tino Maiolo ha deciso di ritardare un po' la serata finale per approfittare delle belle settebrate romane. Basta che non ritarda la fidanzata, perché allora lì sarebbero altri problemi. Lì sono veramente problemi, ma no, lì è tutto a posto. Mentre invece qui lui ha deciso di rimandarla a settembre, un po' come a scuola praticamente. Il concorso si terrà quindi a Roma, la serata finale, ma si stanno svolgendo in Italia molte selezioni in tante regioni d'Italia. So che ne ha fatte già alcune, Tino ha partecipato ad alcune serate e mi raccomando, ci sono tutte le informazioni sul sito di www.lanostrabellezzaitaliana.com. Andate, cercate le istruzioni, ci sono anche dei moduli da riempire per partecipare, perché la bellezza italiana può essere rappresentata anche all'estero, nel senso che magari siete italiane ma siete all'estero, quindi potete iscrivervi là se non trovate le selezioni regionali che vi fanno al vostro caso in Italia. Le selezioni e tutto il regolamento, le iscrizioni sono presenti sul sito www.lanostrabellezzaitaliana.com. mi raccomando, iscrivetevi numerosse. Nel frattempo non hai caricato la tua canzone, quindi dobbiamo andare avanti un po'. Abbraccio. No, invece io la so qual è la canzone e mi ci vuole poco per caricarla. Che tu la sappia. Che io la sappi. Che sì, tu la sappi. Sì, bello praticamente. Sì. Allora, torniamo veramente nel 1982. Lui è un artista che non è stato, non è esploso più di tanto, però questa canzone ci ha fatto ballare. No, è esploso. Ho visto delle foto ultimamente. Effettivamente pesava 125 kg. Ah, in quel senso? Sì. No, non pesava 125 kg. Tra l'altro io oggi sto doppiando un film ambientato negli anni 80 e non c'entra niente con la canzone questo, e i figli si mettevano davanti a una video music piuttosto che un canale musicale dell'epoca e guardavano estasiati tutti quanti il video Rio dei Duran Duran. Bellissimo. E me lo sono rivisto, erano 30 anni che non lo vedevo forse quel video. Questo è un brano di quel periodo là, perché vi proietto immediatamente nel 1982. Questo era un altro di quei brani che lo metti in pista ed entrano tutti quanti e vogliono tutti quanti ballare. Lui è David Christie. Il nome forse non vi dice non molto, non è una bestemmia, ma la canzone sì. Saddle Up, in diretta su Radio 1 New York. E siamo veramente con atmosfere anni 80. Ve l'alzo anche un pochino perché l'avevo abbassata troppo. Allora, abbiamo anche fatto il concorso, siamo riusciti, stiamo qui nei fuori onda. Alessandro, quanto manca? 3 minuti di recupero? No, sono al 41esimo. Ancora hai voglia, ancora hai voglia. Mi raccomando, condividete la pagina, vado a farmi un po' di affari vostri e vedo se c'è qualcuno che nel frattempo ha condiviso la pagina. Eh sì, Andrea ha condiviso la pagina, e anche Rosario Battista, amico nostro, e anche Francesco di Squadra Speciale Cobra 11, e anche Anna che è passata dalla chat di Spreaker alla chat di Facebook. E poi c'è anche Carl che ha condiviso. Mi raccomando, condividete
siete tanti stasera, io vedo tanta gente collegata e quindi vogliamo che siate ancora di più. Invitate anche i vostri amici, se sulla descrizione del post che condividete, vabbè, quella è di Romancino, se, e non mi voglio arrogare a... a Tiro Mancino io. Allora, se nella descrizione del post che condividete, anche editandolo, mettete: sto ascoltando una bella radio, sto guardando una video diretta di una bella radio. Di due coglioni. Se è bella, se vi piace, vedete, ascoltatela anche voi, magari gira, magari giriamo come trottole. Come le fa? Beh, cioè, come trovo, come mi girano. Oh, come te gira? Guarda. Lo so, gira parecchio. Io ti ho già caricato. Ciao Monica. Oh, grandi ragazzi, grandi. Facciamo un riepilogo perché siete veramente tanti. Katia, Emanuele, Lisa, Carl. Carl che mi aveva detto che stava, che sta in viaggio? Mi sembra di aver capito che sei in viaggio, che stai andando da una parte all'altra e ci ascoltavi in macchina, perché prima mi ha detto: mi sto facendo la doccia e sto uscendo. Ripetiamo la sfida: penna stilografica contro penna biro. Votate! Mi raccomando ragazzi, la sfida musicale anche. Vi piacciono più i brani della playlist di Alessandro o vi piacciono più i brani della playlist di Alessio? Guardate che la mia playlist oggi è molto eclettica. Sono partito con Picchi Picchi per farvi ballare, così dopo Alvaro Soler per farmi, per allisciare tipo Lino Linguetta, capito? Lui passa, alliscia tutti da un'età all'altra. Bravo, Alvaro Soler è più giovanile. E adesso questa che non ho idea chi sia, ma mi piaceva la canzone. È bella la canzone, ma io la conosco. Lei è una che è stata anche nella top 10 di Spotify un sacco di tempo. Ma chi è? E adesso te lo dico. Vedi? C'è anche, quindi perché non dirlo? Beh, dai. Francese? Sì, è franzusa. Franzusa? È franzusa. E tra l'altro, vedi, è anche esterofila. Sì. Quindi l'ha preso lì nel... Lei è una gran malgascia. Sì, è una gran grandissima malgascia. È una gran malgascia. Che ciao, malgascia. È molto malgascia, lo dice Wikipedia. La madre è malgascia, eppure lei è figlia di malgascia. Tu sei figlia di malgascia? C'è scritto su Wikipedia. È figlia di malgascia, ha vissuto nel Congo, dove ci ricordava Tiziana con la mappa della ricorda. Sì, la mappa. Che sì. Quello ce l'hanno nel Congo, quindi capisce, tutto un... Mamma mia, stasera decolliamo, attenzione che fra un po' decolliamo. Il fuori onda di Du Gusti, si smell che one speciale di New York, Radio New York sta trasmettendo. Ma questa canzone di che anno è, per sapere? 82. No, questa, quella che metto io. Te lo dico subito perché c'è il... c'è l'anno H. Capito? Sì, mi ricordavo. Senti, poi nel prossimo fuori onda, questa quanto dura? Questa non dura niente. Dobbiamo fare le intro da qua, mi sembra. White Spinners ci chiede Emanuele, martedì la scaletta l'abbiamo già fatta, è tutta completa, abbiamo già caricato i brani. Però se volete darci suggerimenti durante la settimana, ce lo segniamo, ce li potete mettere sul sito di Radio Cigliano e noi vi daremo tutti i suggerimenti. Torniamo in diretta e ascoltateci, mi raccomando, non ci mollate, restate con noi. Oh, Set It Up! Ma che bella questa canzone, ti ricordi quanto si ballava? Come no? Bella, ci piace il ritmo degli anni 80, quello che piace a me. Lui è più funk, io sono più dance, disco anni 80. E questa me la evoca in una maniera, me la evoca, evoca anche. Come la macchina mia. Sì, volendo, me la evoca moltissimo. No. Set It Up, David Christie, in diretta su Radio 1 New York. Io invece torno nel 2016 e la malgascia. Allora, no, perché...
Io non parlo, eh. Allora, leggevamo. Aspetta, guarda, c'hai tutte le informazioni. Che stai guardando? Questa... La partita? No, con l'annullato. Che questa ragazza, che è una cantante francese, ha vissuto da ragazza nella Repubblica Democratica del Congo. E già qua deve aver avuto delle grosse soddisfazioni, grosse soprattutto, perché, come si sa, bongo, 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 stare bene solo al Congo. Sì. Diceva... Poi, la famosa canzone. Chissà se era Congo belga. Quello Congo belga, ancora Congo peggio. Belga. Sì. Detto questo, il problema è questo: che ci dicono che la madre era malgascia e quindi lei era una figlia di malgascia e credo che sia stata malgascia anche lei. Detto Beh, sì, questo, certe origini non le si origini, dimenticano. Le malgasce restano tali. Questa malgascia. Questa ragazza un po' malgascia, di origine malgascia, cosa fa? Nel 2016 tira fuori un pezzo che è piaciuto tantissimo a pubblico, critica, ha venduto tanto, si è ballato e ci ha fatto divertire. Lei è Jane, su Radio 1 New York ci sentiamo il suo pezzo storico che tutti conoscerete, che si chiama Come. D'altronde, una del Congo dice Come. Capite da soli. È malgascia. Poveri noi. Che cerchi la penna? L'ho fregata io. Tieni. Sempre in fuori onda. Qua si fuma, attenzione. Sono cose che succedono, insomma. Allora, io adesso voglio... Che voglio fare? Ah, questo voglio fare, guarda. Mi raccomando, prendete nota anche della selezione musicale, ma votate, dobbiamo dirlo anche nella diretta, Ale. Sì. Dobbiamo dire la sfida di tendenze, che non l'abbiamo più ripetuta. Condividete il video, mi raccomando, tutti quelli che ci stanno ascoltando. Unico modo, just one way to make us known. Mamma mia, questo Carl, è proprio corso bene. Serale. Carl, correggimi se sbaglio, eh? Questo è proprio corso serale di recupero, quello 7:30-9:30. Guarda che si è magnato questo maledetto! Da è andato lui nella rete! Ma da un centimetro! Vabbè, tanto stanno 2-0, non mica poteva recuperare, scusa. Ah, vabbè. Francesco, benvenuto, che dice? Ciao Fabrizio, ciao Fabri! Che dice? Che bello rivedervi in diretta. Vabbè, però stasera la diretta è un po' macchiata, vabbè, da via. Questo. Hai chiuso? Ho chiuso perché vabbè, sei... cazzo, capito? Comma, vedete? Oh. Ah, devo salutare Flaminia e Matteo che mi stanno guardando. Ciao Flami, ciao Matti. Ciao amori di papà. Ciao amori miei, siete bellissimi, siete. Papà mi vuole tanto bene. Però parla nel microfono perché te vedono e non sentono. Look what that done just one just ate. Sempre simpatico, eh? Vabbè, Carl è il nostro corvo, sì. Il nostro traduttore simultaneo. Torniamo in diretta, continuate ad ascoltarci anche sulla radio, che non stiamo seguendo molto. Commentateci anche su Spreaker se volete, siamo anche lì. Com, dice Jane, questa cantante francese ma congolese, malgascia, che ha vissuto a Parigi e è andata negli Emirati Arabi Uniti. È malgascia e ha composto questa canzone, immagino, quando era in Congo. Sì, direi il proprio periodo di sì. Del Congo. Sì, sì. Com. Anche perché il giro del mondo in 80 giorni a lei veramente gli fa un baffo, sì. Perché si è girata tutto il mondo e però, pur essendo francese, con tutta l'antipatia o la simpatia che possiamo avere per i francesi, devo dire, questa è una bella canzone ritmata che quest'estate si è sentita tantissimo. Allora, ricordandovi sempre la sfida di tendenze. Grazie. Da votare penna biro contro penna stilografica e il voto sulla selezione musicale, andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo di Alessio che va sul pesante. Io vado sul pesante perché voglio tornare nel 1965. Non ero nato io e non eri nato tu, ma lui era nato. Su te ho dei dubbi, però va bene, diciamo che cretino, non eri nato. Veramente cretino, insopportabile. Però voglio dire una cosa, pur non essendo nati noi, e non è che ci abbiamo 2 anni io e te in no. Questo momento, no? No. Lui ancora salta in una maniera pazzesca sul palco. Sì, zompetta come un grillo. Allora, è vero che magari qualche aiutino se l'è preso nella vita, per essere arzillo. Diciamo, qualche aiutino può essersene preso. Come diceva, probabilmente lo chiamano gli amici sangue blu e non perché è nobile, ma per tutto il Viagra che si è preso. Ma non solo Viagra, si è calato veramente parecchia roba. Però io voglio farvi sentire l'intro e voglio dirvi se questo non vi riporta veramente
ovviamente negli anni 60 alla sfida Beatles-Rolling Stone. Io ero Beatles, ma loro sono i Rolling Stones. Satisfaction, ascoltate che meraviglia, in diretta su Radio 1 New York. Carl, la sfida per le selezioni musicali è facile. Ti piace più la musica che metto io o più la musica che mette Alessio? Ognuno di noi se annuncia. Non capisci, ti facciamo un disegnino. Però ognuno di noi annuncia il suo brano, quindi è facile capire di chi è il brano che stai ascoltando. Questo è brano di Alessio. Questo l'ho annunciato io. Io per ora ho messo Joy Montana, Peaky. Grande Luca Centra, grandissimo. Vedi, un grandissimo portiere di calcio, uno che ne capisce, lo capisce, un grandissimo. Ciao Luca. Ciao Luca. Allora, io ho messo per Joy Montana, Peaky, Alvaro Soler, Libre e Jane Cam. E il prossimo pezzo è questo. E il prossimo pezzo, guarda, l'hai messo, l'ho già bravo. Messo. Mentre io ho messo Carolina Marquez, Sexo Sexo. Quindi se siete caldi. Giustamente dice, vabbè, ma se poi io vado per Alessandro e quello alla fine mi mette l'inno della Lazio. L'ho già messo in un'altra puntata, nella prima stagione. Lo ripasserò anche quest'anno, ma stasera non è in scaletta. Ci vogliamo fare la basetta? Sì. Là sotto? Eh? Guarda, gli ho dato l'idea. Un'aquila nel cielo. Vola. Allora, i brani sono che ho messo io: Carolina Marquez, Sexo Sexo, Mattia Bazzar, Stasera che sera, e David Christie, Set Saddle Up. E adesso, ovviamente, i Rolling Stones con Satisfaction. Qui voglio pizzicarvi sul classico, diciamo, Voglio. Stasera vorrei cercare di vincere facile. E la selezione che ho non è proprio così. No, non è difficile. Però voto per la scelta di Alessio. Carl, mancano ancora 8 canzoni per uno. Aspetta a votare. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Don't say cat if you don't have it in the sack. O in the bag. Carl, aspetta, mancano 8 canzoni. The cat is on the table. The chair is on the floor. Queste sono le cose che ci fanno piacere. E come noi impariamo l'inglese, se c'è qualcuno di New York. Come disse Trapattoni, you should wait, Carl, perché abbiamo ancora 8 brani per uno. Sì, infatti, quindi appuntati chi di noi ti è piaciuto di più e poi esprimi alla fine. Siamo in diretta fino a mezzanotte e sono le 22.47, quindi hai voglia. Ah, ma è simpatico Luca Cetra, dice, vedo un fortissimo ordine di calcio, o sbaglio? Ah no, scusate Alessandro, sei simpatico, bravo, bravo, belle battute, complimenti, bravo. Fai ridere, bravo, bravo, bannalo, vai i commenti, leviamo i commenti. Alessandro, stasera li banniamo tutti però, ti stanno attaccando a tutti, io non so che fare, sono assolutamente speechless. Ti piace? Speechless. Sono speechless. Senza parole. Che non vuol dire che spiccio la casa. No. Vuol dire speechless. No. Di fuori onda, di Dugusti si sveglia che vanno speciale New York. Luca, se tu ne capissi di calcio, puoi dire tranquillamente che a me Buffon mi spiccia a casa, lo sanno tutti. Certo che a lui se gli dicono, sei un Buffon, non si può arrabbiare. No. Andrea Armanaschi, ciao Andrea. Andrea, benvenuto, benvenuto e ben collegato con noi. Stai guardando una condividi il video. Condividete. Luca Centra, condividi il video. Al prossimo Fuori Onda ringrazio tutti quelli che hanno condiviso. Torniamo in diretta, grazie di essere con noi. I can get no, non mi soddisfo. No. Io voglio di più, voglio sempre di più. Questo diceva quel folle ma geniale genialoide di Mick Jagger quando zompava sul palco a 20 anni. Ora che ne ha 73, perché insomma è veneranda l'età, ragazzi. Veneranda. E zompa ancora esattamente come prima. Grandissimo, grandissimo. Tra l'altro, roba che sta se uscendo... lo facessimo noi ci prende, capito? Doppia le fratture ossee, no, della spina dorsale. Io solo a girare questa poltrona che mi guarda su Facebook, che lo vede, già c'ho le anche che mi dolgono. Ti dolgono? Mi dolgono. Tra l'altro, in questi giorni in Italia sta uscendo un docufilm di Ron Howard sui Beatles. Oh. E pare che se ne stia per realizzare un altro, non so se è sempre a cura di Ron Howard o no, dei Rolling Stones. Quindi sarebbero tutte e due da vedere, perché sono dei documenti. Ora dovrebbe uscire Inferno di Ron Howard, tratto dal bestseller di Dan Brown. Tra l'altro ha saltato un libro, vero? Ha saltato un paio di libri. Un paio di libri, sì, ha saltato. Chi è il protagonista? Sempre Tom Hanks. Vabbè, nella che interpreta il professor Langdon. E più che una saga, sta diventando una sagra. Vogliamo una sega, salutare... pensavo. Vogliamo salutare il ristorante Carmelas, che in questo momento staranno spicciando, staranno preparandosi per accogliere chi tra pochi minuti, perché voi a New York pranzate presto, sono le 4.49 in questo momento, e tra poco, from 9 to 5, uscite dall'ufficio e magari avete appuntamento a cena, magari con una bella donna, magari con la conquista del momento, e magari portatela a mangiare un buon piatto italiano al ristorante da Carmelas, oppure...
Oppure regalatele un gioiello alla gioielleria Oro Puro 2, sempre a New York, che è il posto dei sogni delle vostre fidanzate. E mi raccomando, fatele felici e sarà felice anche la gioielleria Oro Puro 2. Assolutamente. Altro mio saluto all'estate, ultimo giorno d'estate, film nuovo di Gabriele Muccino, appena uscito in Italia, che parla di una vita di alcuni ragazzi, un film con stile molto mucciniano, ma comunque da vedere. La colonna sonora non poteva essere che di lui, Lorenzo Giovanotti. La canzone ha lo stesso titolo della mentre ha lo stesso titolo del film. Ce la sentiamo in diretta su Radio 1 New York, L'estate addosso, Giovanotti. L'estate addosso. Un altro film pseudo adolescenziale di se non li fa così non è contento. Vabbè. The lighter, please. The lighter, it's on the table. Preferisco morire che cantare Satisfaction quando avrò 45 anni. Mick Jagger, citazione. Vabbè, l'altro ieri l'ho sentita cantare, quindi vabbè. Comunque, anche perché d'altronde i cavalli di battaglia sono un po' come i cavalli di Troia. Come diceva Cicciolina, i cavalli di battaglia sono quelli. E non si possono dimenticare. Non si possono dimenticare, sì, sì. Cicciolina, i cavalli di battaglia. Siete sui fuori onda di Radio 1 New York e state vedendo quello che succede mentre noi lanciamo i dischi in radio e vedete un po' che succede nel lo dicono anche le malgasce, ci ricorda Carl, ovviamente. Bene, voglio mettere questa, ma mi devo informare perché non mi ricordo minimamente. L'ho letto pure, ma non mi ricordo minimamente nulla di lui. E allora andiamo a prendere delle informazioni. Condividetemi il video, ragazzi. Fatemi felice che già ho perso la Lazio 2-0 col Milan e sono depresso. Quindi rendetemi felice. Rendetelo felice, mi raccomando. Angelo Voice è svenuto. È un parentesi di Cam Cam, credo. Sì. Ciao Federico. È tornato adesso dalla Toscana e mi sono appena collegato alla trasmissione. Beata. Bene. Che te sei mangiato in Toscana? Dicelo. La se magna, la chianina l'hai mangiata. Metti sulla chat che te sei mangiato in Toscana. La ribollita. Quest'altro che sei fatto, una bella fiorentina che hai fatto, bravo. Grandi ragazzi. Anche perché io sto a dieta e non è un momento felice per me, è un momento di tristezza assoluta e di totale di devastazione proprio, sono devastato. Toccherà andare a Malgasce. Sì. Per dimagrire si può anche andare a Malgasce, ricordatevelo. Vabbè. Io qua ho trovato informazioni su questo in questa lingua. Ah, prende pure per il culo, hai ragione, però avete giocato bene. Prendi pure per il culo, prendi. Tu perché domani c'hai il crotone, certo, sono bravi tutti a giocare col crotone. Ma intrattieni! Ma il crotone in casa, bravi! Col crotone in casa vincete, bravi! Pensa se non vinci col crotone in casa, questi messaggi ti si ritorcono un domani. Ma voi? Ho mangiato di tutto, ma soprattutto dieta tu, chiede Maria Giulia. Sì, vabbè, ora Maria Giulia, io capisco che le parole dieta e Alessio non siano, sono delle rette parallele che non si incrociano mai. Però sembrerebbe che la cetrata Tassoni te l'ho portata, è tutta tua. Dobbiamo rientrare in diretta, ci siamo abbeverati ora con i cavalli, no? Alla fonte ci abbeveriamo. Se avete sentito un po' di rimbombo in diretta è perché avevo lasciato gli speaker aperti, adesso li ho chiusi, dovreste sentirci un pochino meglio. Torniamo in diretta su Radio 1 New York. E vabbè, è un altro dei pezzi di Giovanotti fatti apposta per i film. Sì. Ne ha fatti tanti, eh. Sì, Baciami ancora, sì. Quanti ne ha fatti. Questo però, dire la verità, io non so se questo l'abbia composto per il film o se Gabriele Muccino abbia intitolato il film sulla base, perché questo è un brano del 2015. Il film è del 2016, non so se già tra loro ci fosse una joint venture in virtù della quale gli ha detto faccio il film e scrivimi la canzone. Però questo è un brano del 2015, il film è uscito ora. Mi piacerebbe, però la produzione del film inizia presto, deve girare, montare, voglia. E tra l'altro poi Muccino è impegnato anche overseas, quindi magari ha girato un anno e mezzo fa il film, non ne ho idea. Però diciamo che questo connubio Giovanotti-Muccino è abbastanza acclarato ormai. Assolutamente un di questo tipo. Allora, connubio che in inglese si dice doubling. No. Connubing.
No, non è connubio. Carl ci Unifying. Dice, Carl ci dice come si dice so. Connubio, per favore. Connubio, vogliamo saperlo. Ditecelo in chat, sulla chat di Radio 1 New York, sulle pagine Facebook Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e sul sito Radio 1 New York, ovviamente, dal quale state ascoltando Du Gusti Si Smeglia Che One, trasmissione di sfide musicali di gusti e di tendenze con Alessio Cigliano e Alessandro Bianconi. www.radio1newyork.com per ascoltare la trasmissione in ottima qualità cliccando su Ascolta Live. Tune in Radio, Radio 1 New York, uno sempre scritto a numero in tutti i casi. Ital TV canale 200, troverete Radio 1 New York, una piattaforma per voi italiani che siete all'estero, per non perdervi nulla dei canali e delle radio italiane. Prendetelo a Catte de Villa, come diceva la grande Sofia. Questa trasmissione sarà replicata domenica 10 a.m. New York Time, ore 16 ore italiana. C'è un WhatsApp, fra poco ci faremo un selfie, quindi mi raccomando, se volete avere il selfie di giornata di questi due scemi che stanno facendo la diretta in questo momento, WhatsAppateci al più 39 328 7948 796. Carl dice che connubio si dice with clouds. Carl, ora io tu mi sappia per culo, perché with clouds vuol dire con le nuvole, non vuol dire connubio, quindi non mi prendere in giro. Tu sai l'inglese quanto io so il fiammingo. Sì, il mandarino anche, che è buono, però non è masticabile a Match volte. Ci dice Federico, che già può darsi più... è Don più match, credibile. Sì, è credibile. Con nubi, è bellissima! Scusa, Carla, non l'avevo capita. Grande Carla. Non l'avevo capita, scusami. Grande Carla. Grandissimi, continuate ad ascoltarci in diretta su Radio 1 New York. Allora, Gregor van Offeren, ti dice qualcosa? Pittore fiammingo della scuola del 1700, chi è? Lo so, però è nato ad Harlem. Ah, hai capito? Però non quell'Harlem. Quello è il nome d'arte? Il nome d'arte è il primo, sì, quello che lì. Quell'altro. L'ha preso quando faceva il porno divo. Sì, sì. Ah, no, perché. È un nome che lui ha preso nella sua prima carriera da porno divo, ha preso questo nome e poi gli è rimasto. Gli è piaciuto tanto. Eh sì, è una cosa che tutti noi abbiamo adottato nella nostra vita. Tra l'altro lui è olandese, quindi vabbè, chissà come gli è uscito fuori questo nome, ma sentiamoci immediatamente la base. Che cosa ha fatto Gregor Salto, questo DJ producer olandese? Nel 2014 ha tirato fuori questa canzone e l'ha pubblicata. E vabbè, è passata, l'abbiamo forse senticchiata, ma non tanto. Nel 2016 è stata remissata ed è diventata una delle hit più salto importanti della quaglia di quest'estate. E Salto della Quaglia che cosa ci propone? Ci propone una canzone cantata in brasiliano. Lui è olandese, canta in brasiliano. Fantastico. Che meraviglia. Para você, Gregor Salto in diretta su Radio 1 New York. Para você, evviva! Non metti questa. Arrivo. Ah, yes. Ciao Maurilia, benvenuta. Dove eravamo arrivati con le cose? Dovevamo fare quest'intro, vero? Aspetta, che fai? Vabbè, la faccio io l'intro, non ti preoccupa. Nel frattempo noi abbiamo delle cose tecniche da fare, So che vi sembrerà strano, però abbiamo delle cose da fare. Questa non la conosco, quindi... Do la prendo male praticamente. Sì, adesso guardo, Siamo stati con delle piccole antichie tecniche che ci hanno rotto le scatole e quindi siamo un attimo in ritardo. Un attimo in ritardo con la preparazione dei brani. Ok, e qua ci siamo. Voi fate finta di non ascoltare, Quanto manca 1:30. Quindi ci siamo. Vabbè, queste sono le cose che succedono anche nei fuori onda, Cioè, ci si prepara per le... No. Io sono senza parole. Intrattieni, per cortesia. Vabbè. Stiate ascoltando, vi stiamo sputtanando la playlist di Alessandro. Vabbè. No. Vabbè, soltanto le intro però. Maurizio, siamo bene. Le intro ce le abbiamo. Capoeira. Vabbè. Allora, questa no, l'ho presa male. Ok, questa praticamente non ha intro. Questa praticamente non è intro. Torniamo in diretta.
Ci siamo, eh? Siamo sempre con voi, non vi abbiamo dimenticati che ci avevamo da fare delle cose un po' tecniche. Bruno Mars, ma de che, Gregor Salto, featuring Curio Capoeira, Para Vossè, in diretta su Radio 1 New York. Oh, quindi dopo un cantante olandese che canta in portoghese, hai capito? In brasiliano, ho detto in brasiliano, sì, è meraviglioso, perché bravo. Sappiamo che la lingua brasiliana, nota lingua brasiliana che tutti parliamo, d'altronde però sto portoghese brasiliano quanto ce l'abbiamo avuto nelle orecchie quest'estate, sì. L'hai viste le Paralimpiadi? Adesso io vorrei, scusate, voglio perdere un attimo di tempo per parlare di Alex porca Zanardi. Miseria, io voglio parlare, è un mito quell'uomo è il mio idolo, no, assoluto, vabbè. Io sono rimasto senza parole quando ebbe l'incidente che gli costò le gambe, e tra l'altro bruttissimo, ti ricordi? Me lo ricordo perfettamente. Forse qualche centimetro in più e sarebbe morto, sì. Veramente. E che cosa ha fatto? Quasi 50 anni, sì. Ragazzi, e va a vincere la medaglia d'oro. Medaglia d'oro e una d'argento. D'oro e una d'argento. Io veramente, questo è, no, è veramente una, lo spirito dello una sport. Una forza di volontà, porca, un carattere, miseria. Una veramente una persona da ammirare, da cui tutti noi dovremmo prendere esempio. Tutti ma quanti, lo dico veramente. Seriamente, lo dico assolutamente. Sai quando dice, vabbè, ma non faccio questa cosa perché mi arrendo, perché sì. Non voglio. Lui non era la sua specialità, forse non l'aveva mai fatto, e poi comunque certo che non l'aveva mai fatto, quando poteva camminare non l'avrebbe mai fatto con la carrozzella, non so come si chiama si esattamente. Si è reinventato come Mamma uomo mia. E come atleta. Grandissimo. Chapeau, veramente numero uno. E poi Alex veramente Zanardi. La vita votata allo sport. Sì. Quando c'è lo sport nel sangue. Sì, no? Sì, assolutamente. Grandissimo Alex Zanardi, siamo con te, grazie di aver fatto grande l'Italia ancora una volta alle Paralimpiadi che si sono concluse domenica scorsa. Allora, i Jackson 5, gruppo di cui faceva parte Michael Jackson insieme ai fratelli Tito Jackson, Jermaine Jackson, Randy Jackson e un altro Jackson che non mi ricordo. Jermaine. L'ho detto. L'hai detto. Jermaine, Tito, Randy, Michael. E non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Franco Jackson. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Franco Jackson. Sì. Hanno fatto un pezzo che si chiamava Can You Feel It? Yes. Te lo ricordi? Yes, benissimo. Più di recente, questo pezzo, perlomeno il loop, la base di questo pezzo, è stata ripresa da un gruppo spagnolo che ne ha rifatto una hit mondiale a livello dance. Il pezzo, se non vado errato, è del 2004 o del 2005, ma vado veramente a memoria. Loro sono The Tamperer featuring Maya e ce la sentiamo su Radio 1 New York. Feel It! Nantro Jackson. Nantro Jackson, sì. Sì, poi c'era la Toya. La Toya. Vive di elisioni la Toya. Sì, vive di elisioni. E ride lei. Che fai? Ugo Jackson, no, Nantro Jackson è meraviglioso. Ma vedi come balla Nantro. Nantro Jackson. Bello sto pezzo. Carichi. Siamo carichi stasera, nonostante il piccolo disguido e il piccolo ritardo. Su Radio 1 New York sono le 23. A Roma le 5.03 PM. La Toya è malgascia, credo di sì. La Toya Jackson, crediamo che sia malgascia. Lo crediamo, ma lo credono in tanti. Credo mezza America sa che è malgascia. Certo che il padre di Michael Jackson c'è veramente niente da fare. No, la televisione si era rotta. Sì. Il tecnico aveva chiesto troppi soldi. Ha detto, vabbè, che dobbiamo fare? Vabbè, povero Michael Jackson. Ciao Michael. E allora, i fuori onda di Dugusti si sveglia che one su Radio 1 New York stasera. C'è lo striscione sotto con tante informazioni, la nostra bellezza italiana, il sito di Radio 1 New York. Mi raccomando, condividete questo video perché abbiamo voglia grande, grande Alberto, è vero? Handbike si chiama, ecco, la carrozzella l'ho chiamato, sono veramente dissacrante. Però insomma, joint venture chi l'ha detto? Adesso non fa vedere il sempre, io l'ho detto. Qui da Cartagine devo sorbire Giovanotti. Alberto, non fare così, perché la mia playlist è molto variegata. Sentila, ascoltala, sì. Con attenzione. Come diceva George Michael, listen without prejudice. Eh sì, tra l'altro George Michael, che vagamente a te è caro, non so se... Ah, mio fratello. Ciao fratello. Ciao fratello. Attenzione che ti ho messo un pezzo. Adesso metto un pezzo che non lo so se è... È malgascia, no? Questo è malgascio il pezzo, secondo me. È veramente malgascio, perché abbassiamo veramente. Andiamo.
Dove andiamo? Andiamo nella preistoria. Però questo è un bel pezzo che mi piace, anche perché stiamo trasmettendo da Roma ed è giusto che ci sia anche un po' di rappresentativa di Roma nelle vecchie canzoni. Adesso sentirete. Votate la sfida di oggi: Biro contro Stilografica. E votate nella playlist, la mia e quella di Alessandro. Ognuno annuncia i suoi pezzi, non vi potete sbagliare. Torniamo in diretta su Radio 1 New York. Restate con noi. E già questo pezzo era potente di per sé, ma l'hanno potenziato, esplode proprio. Assolutamente, grandissimo pezzo. Grandi, grandissimi, The Temperer, featuring Maya, che è un'amica loro, Feel It, da Can You Feel It, dei Jackson 5, che è un brano di Alessandro che sta cercando di risollevarsi, di mettersi un po' alla pari, diciamo, sì. Stai cercando, vabbè, a volte ci si riesce e a volte no. Allora, io invece li voglio portare da un grande, grandissimo della canzone italiana. Quando morì ne diedero annuncio al Festival di Sanremo dell'85, se non mi ricordo male, e ci fu un minuto di silenzio spontaneo in sala, perché veramente, nonostante le sue rivalità, specialmente con Domenico Modugno, perché avevano due stili completamente diversi, Modugno urlava e sbracciava, mentre lui era composto, elegante, e aveva la voce piena, un po' anche impettito, rigido. Impettito, parecchio impettito. E ce lo ascoltiamo adesso con uno dei suoi successi più belli. Tra l'altro stiamo trasmettendo dallo studio di Roma in questo momento, di Radio 1 New York, e quindi perché non tributare a Roma il giusto onore? E chi gliel'ha tributato? Claudio Villa. Questo è un pezzo del 1958. Arrivederci Roma, in diretta per voi e solo per voi, unicamente per voi, su Radio 1 New York. Allora, beh, infatti sto cercando di prendere voti ora, perché arriviamo alla mia penultima canzone e so che la mia crollerò proprio in maniera... Sappiate, tenete... Allora, questa io la incasso, ok? La incasso. Voi mettetela da parte e aspettate la penultima canzone di Alessandro. La dovevo mettere prima. Perché poi si dimentica, no? Sì. Uno dice miglioro e invece l'ha messa in coda. Mio fratello Alessio, non so se è un insulto. No, cioè, è un invito. È un'imprecazione. È un aiuto. Alessio, come... di che cazzo hai messo? Questo vuoi dire, spero. So. Vabbè, però è Arrivederci Roma, ragazzi. Non è l'ultima canzone... Arrivederci Roma. Cedrata da Sony, non lo sapete. Te la sei scolata? Sì, sì, è buonissima. Buon limone, ne prendo un'altra. Sì, anche perché non fa neanche mezzo bicchiere, no, secondo buonissima. Me. Io non l'ho mai versata nel bicchiere, ma neanche mezzo bicchiere. Mentre invece questa dura un po' di più. Alberto, hai buttato la monetina nella fontana di Trevi e sono 6 anni che non vieni a Roma. Tu sai, tu lo sai, Alberto, che la prossima volta che vieni a Roma vieni qui da noi. La prima volta che vieni a Roma da Padova, tu devi stare qui da noi, lo sai, perché tu sei uno dei nostri miti. Tu, Carlo e qualcun altro, tu devi stare qui assolutamente a fare la trasmissione con noi. Ti vogliamo con noi, tutto con noi. Dice Emanuele, giustamente, classica canzone da Little Italy. E questa è veramente canzone protino. Protino. Protino che sembra che una in inglese pomata. Si dice... Sembra una pomata. Sì, è un medicinale per le emorroidi, il protino. Si mette un po' di protino per le emorroidi, lo sappiamo tutti che passano... Io veramente. Scusi, farmacista, mi dà un protino. Mi dà un po' di protino. Oppure si beve. Ah, è vero. È vero, al bar. Mi dà un protino, per protino cortesia. Con una scorza di limone, un po' di protino. Lo fai verso le 6 di pomeriggio e ti apre lo stomaco, che è una meraviglia. Lisa, ma è bella questa canzone. Lisa, io purtroppo capisco. Lisa, hai gli occhi blu? Lisa dagli occhi torniamo blu. Torniamo in diretta. Arrivederci.
E si capisce bene perché c'era una grande sfida tra Claudio Villa e Domenico Modugno. Assolutamente sì. Beh, a livello vocale sicuramente Claudio Villa è stato uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. Sì, sì, della canzone melodica, diciamo, quella che negli anni 60 lui si è portata sempre dietro, con piccole correzioni, però insomma andava veramente molto. Sono le 23.09 in questo momento, le 5.09 PM a New York, e siete in diretta su Radio 1 New York all'ascolto di Dugusti Si Smaglia Che One speciale New York, insieme ad Alessio Cigliano e Alessandro Bianconi. Le nostre pagine Facebook, andateci, trovate anche il video condiviso della trasmissione, oltre che sulla pagina di Radio 1 New York, che ha condiviso il video che stiamo trasmettendo. Quindi andate immediatamente a raccattarvelo, perché così potrete condividere. Io voglio dare un'occhiata a chi di voi sta condividendo. C'è tanta gente, voglio ringraziare anche Maurilia. Tino ha condiviso 100 volte stasera, ne basta una. Tino, c'è anche Monica che ha condiviso, e però non riesco a metterti, ti ho messo anche il mi piace. Federico, ciao Federico, grazie di aver condiviso. E poi vediamo ancora. Tino ha condiviso ovunque. Ma quante volte l'hai condivisa? Bravo Tino. Ah no, l'ha condivisa altrove, ho capito, l'ha condivisa altrove. Bravo, bravo, che in questa maniera ci conosciamo. Grazie Maria Giulia, continuate a condividere la trasmissione, perché è la maniera per salire. Saliamo tutti quanti insieme e andiamo verso l'alto, andiamo verso il cielo, verso il blu. O mi fermi o io vado avanti con la poesia. Allora, per anni. È appena uscito un CD di un genio, assolutamente un genio assoluto. Lui è il più grande reggaeman italiano, è in assoluto conosciuto in tutto il mondo, famosissimo perché, ripeto, pur essendo italiano è veramente un reggaeman strepitoso e famoso. Lui si chiama Albo Rosi è scritto. Cosa ha fatto Albo Rosi? Albo Rosi ha fatto un CD che si chiama The Rockers, in cui duetta con tutti i più grandi artisti della musica italiana. Bello. Duetta con Elisa, duetta con Caparezza, duetta con il Bunda Bash, duetta veramente con tutti, purtroppo anche con Fedez, ma duetta, no, è l'unica canzone carina di Fedez, duetta un po' con tutti. Io ne ho selezionata una di queste, di questi duetti fatti da Albo Rosi, che ripeto riesce a fondere la musica reggae con la musica tipica del cantante con cui duetta, cioè la musica è scritta nello stile del cantante con cui duetta. Bella questa ma cosa. Poi ci ha infilato il suo pezzo reggae. Io ho scelto questa che ha fatto con Giuliano San Giorgi dei Negramaro, il pezzo si chiama A Piedi Scalzi, Albo Rosi featuring Giuliano San Giorgi. Che è strepitoso, è veramente strepitoso. Tino, te lo chiedo qua perché mi sa che sei qua, rispondimi su WhatsApp. C'è su WhatsApp, però non sulla chat, Angelus dopo, che lo vorrei annunciare. Ragazzi, condividete il nostro video, share the video. Adesso diamo i risultati della serie B. Ah, bravo. C'hai 2 minuti, quindi c'hai abbastanza tempo per farlo. Dai i risultati, che a New York sono molto importanti. E voi invece che state guardando qua, molto probabilmente siete dall'Italia, pochi da New York secondo me, quindi mi raccomando, condividete il video, perché è questa l'esperienza che ci piace fare, un'esperienza, mamma mia, un'esperienza di condivisioni, un'esperienza di musica insieme,
e di gradimento. Se vi piace quello che state vedendo, sceratelo. Grandissimo pezzo. Alessandro, proprio un bel pezzo fusion, di diffusione di stili. Assolutamente sì, assolutamente. Poi ripeto, se ora io ne passerò anche altre di questo CD The Rockers di Albo Rosi, perché riuscirete a capire come lui, vedete, questa è in tipico stile Negramaro, San Giorgi, no? E le altre, ogni artista canta nel suo stile, poi lui ci inserisce il suo pezzo reggae, ma ogni artista fa una canzone nel suo tipico stile. Che tra l'altro è anche bello, perché l'LP è di Albo Rosi, sì. Quindi ha invitato della gente, ha detto: non voglio solo la tua voce per duettare commercialmente, portami proprio il tuo stile. Assolutamente sì, portami il tuo stile, sì. E io mi adatto, grande. Sto pensando a Craig David, che ha duettato ma facendo le sue canzoni, dando mezza strofa a qualcuno, sì, per fare come si dice, per fare il duetto nelle altre lingue, sì, in portoghese, in italiano, mentre lui veramente è stato grande, mi è piaciuto molto. Accidenti. Bravissimo. Allora, ricapitoliamo ancora che nel 2017 tornerà un'altra volta, e lo vedete in sovrimpressione anche in questo momento in Facebook, ve lo faccio vedere, il concorso La Nostra Bellezza Italiana. Tino Maiolo ci ha preso gusto e vuole assolutamente bissare. Questa volta si sta preparando bene, ha addirittura un anno per prepararsi e per fare delle selezioni mega galattiche che ha deciso di fare in giro per l'Italia. Lui è un gran girandolone, credo che prenda, cioè abbia girandolone che in inglese si dice willing the wheel, turning arounding e praticamente sta girando l'Italia per fare le selezioni e per trovare le più belle. Le vuole tutte belle, le vuole tutte eccezionali. Ancora non ci sono i dettagli di come sarà strutturato il concorso 2017, ma le iscrizioni sono aperte e c'è una maniera facilissima per iscrivervi. Partecipare alle selezioni, troverete nel sito i posti dove saranno indette queste selezioni e i momenti, le date esatte, oppure andate sul sito, c'è un tab che c'è, lo vedete qua. Ve lo faccio vedere, proprio qui nel riquadro che state vedendo su Facebook. C'è scritto il secondo a sinistra, c'è scritto iscrizioni, cliccateci sopra e mi raccomando iscrivetevi, perché questa è la maniera che Tino ha per stare con voi, per organizzare questo concorso che si terrà, come ho detto, a Roma a settembre 2017. Quindi iscrivetevi e mi raccomando, partecipate numerose. E intanto salutiamo Pino Nardacci da New York, grande meccanico di Ferrari. Grandissimo meccanico, immagino che abbia sotto mano cose importanti. Una malgascia, credo. No, non credo proprio. Non si può dire, la malgascia in teleradio. No, allora andiamo avanti con la sfida musicale, tocca a te. Allora, bella canzone questa, me l'ho dimenticato, un pezzo del 1971. Io programmo tanto La Tigre di Cremona, ma questo è un pezzo che non avevo programmato finora e voglio zamparlo, sì, voglio zamparlo in questo momento in diretta su Radio 1 New York. Lei è Mina e penso a te. Io lavoro e penso a te. Tra l'altro è una cover di Battisti. Oh. Questo ho capito. Ho capito, ma se non balli, se non c'hai il ritmo a 120, tu diventi... Mi metti la mia, per favore. Che è? Ah, vabbè. Questo è un pezzo interessante, Ale. È un pezzo di tutto rispetto. Questa l'intro ce l'ha. Joanna! Ciao Joanna! Ciao Joanna! Basjack! Joanna! Asha! Ciao! Come stai? Chi è? La conosco, è una collega. Sì.
Vedi che dicono bello bello? Vabbè Carl, te però non vale, cioè. No, pure tuo fratello lo dice. No, bel pezzo dice Alborosi. Ah sì, prima? Messo. Ah, ok. E Raffaella, ciao Raffa. Mi raccomando, condividete, fateci questo regalo e fatevelo anche a voi. Non dormire, mette ste cose, che fai? Questo è veramente concilia il sonno. Veramente. Concita, cioè, anche. Concita anche, cioè nel senso, questa è una canzone proprio che prima di andare a dormire te la metti, è tipo lezioni di fisica su Rai 2, no? Quelle che te metti, sai, presente quando vuoi dormire, lezioni di trigonometria applicata su Rai 2, 5 minuti e dormi. Questo... Stavo parlando di Mina che canta Battisti, quindi... La cetrata Tassoni, mi tocca. Ma è un'altra, eh? Sì. Sei avido stasera. Avido sei... E... Gridi, gridi, ti piace? Ho detto bene? Gridi, avido. Allora, mancano circa 40 minuti alla fine della trasmissione. Restate con noi, mi raccomando, e condividete il video e votate le sfide di oggi. La prima sfida... Meno male che non è gasata, perché altrimenti stoppava. Tassoni from the refrigerator. Bella fresh, fresh and clean. Allora, come dicevano, keep my cool. Sì. Allora, mi raccomando, le sfide di oggi sono: la sfida di gusti e di tendenza, se preferite la biro o la stilografica per scrivere. Se volete essere, come dire, no, prende in Italia, basta andare sul web. Carl, non l'ho capita. Concilia with lashes, non l'ho capita questa. Questa è un'altra cazzata di Carl, però non l'ho capita. Con cilia, with lashes. Lashes non so cosa sia. Lashes, non lo so, non lo so nemmeno io. Le cilia, no, le cilia? Con cilia. with eyelashes, con cilia, with lashes. Allora, dicevo che abbiamo due sfide in corso e vogliamo i voti, ne sono arrivati parecchio e devo dire che la sfida un po' blasonata di Alessandro, che a cui piace scrivere con la stilografica, sta colando a picco. Quindi se volete risollevare la sua sfida e pensate che sia meglio scrivere con la stilografica rispetto che con la biro, votate. C'è anche la sfida di musicale, la playlist mia o la sua? Votatela, perché siamo qui proprio per questo, per farci sberturlare da voi su chi ha fatto la peggior playlist di giornata. Rientriamo in diretta. Vai tu. Che è successo? Eccola Mina e penso a te, cover di Lucio Battisti, pezzo che with lashes, come dice Carl, pezzo, no, a parte scherzi, pezzo stupendo. Ovviamente non me lo mettete in macchina perché rischiate il frontale con chi vi viene di fronte, appunto, e io cerco un pochino di risollevare i beat di questa serata. Pezzo ultimo appena uscito di Elisa, ce lo sentiamo su Radio 1 New York. Elisa, strepitosa cantante italiana che spesso canta in inglese, come in questo caso. Questo è un pezzo movimentato tra quelli che ha scritto, Love Me Forever, in diretta per voi su Radio 1 New York. Evviva! No Pierpaolo, vince chi ha fatto la playlist migliore. No, la peggiore. Fai lo spiritoso, sei un demente, sei proprio. Vabbè, ma è tuo fratello, e vuoi da me, scusa. Oh, Maurilia, voto Ale, ti ringrazio. Tutti... Ma voti Ale che cosa? La playlist o la sfida di gusti e di tendenze? No, lei vota Ale, no, questi sono i voti spiritosi per dire voto Ale, e quindi votano tutte e due. Ah già, quale Ale? Guardate che io ancora ho il colpo in canna. Lo so. In the can. Allora ricordatevi sempre che io ho messo Claudio Villa. Ok, ricordatevelo, perché è importante. No, allora ora lui si sta mettendo le mani avanti per non cadere via, perché lui sa che nessuna mano avanti. Lui sa che io ho un pezzo, il penultimo mio pezzo che purtroppo è un autogol clamoroso, è un suicidio praticamente. Cioè, se lo capiscono a New York, se lo apprezzano, te do la medaglia. Veramente. Perché andiamo fuori fuoco? Facciamo così? Oh, e torna il fuoco. Out of fire. Out of fire. Il focus si sfocas. Tocca a me, tocca a me.
Come fa a saperlo? Kamikaze rock and roll su Grazie Raffaella, grazie Raffaella, grazie. Tu vota Alessio e Raffaella vota me. Bene, bene. Bene, bene. Ditecelo, sta scrivendo anche quelli della sfida, perché poi te li dimentichi. E poi dice che ha vinto lui, capito come è fatto? Bello anche questo pezzo di Elisa, però devo essere franco. Anche essendo Alessio voglio essere franco. Un po' franco. Sì, voglio essere un po' franco. Torniamo in diretta su Radio 1 New York. Continuate, condividete. Karakiri era un pezzo di Pippo Franco, Carl. No, ne metto uno Kamikaze, però ora capirai perché. Tra è due pezzi. Kamikaze, è veramente Kamikaze. Elisa, Love Me Forever in diretta su Radio 1 New York. Quando si sono fatte le 23.25, le 5.25 PM a New York e siete all'ascolto di Du Gusti Si Sveglia Che One, una trasmissione di sfide musicali, di gusti e di tendenze con Alessio Cigliano e Alessandro Bianconi. Questa trasmissione sarà replicata domenica 10 AM New York Time, ore 16, ore italiana. Fra un attimo prepareremo il selfie di giornata. Mi raccomando, lo faremo fra brevissimo proprio. Quindi iniziate a inondarci il WhatsApp con i vostri messaggi. È necessario che nel vostro WhatsApp scriviate il vostro nome, perché noi vediamo il numero di telefono, non vediamo il nome, ovviamente non è una chat, e diciate voglio il selfie, voglio la foto, e noi ve la manderemo appena sarà fatta. La faremo nel prossimo Fuori Onda, quindi chi è in Facebook ci potrà vedere live. Yes, ci ricorda Carl due pezzi che ora li metterò, che tra un po' Karakiri e Cesso di Pippo Franco. Cesso è un capolavoro assoluto, Cesso di Amarti Questa bellissimo, Sera bellissimo, bellissimo, grandissimo pezzo. Grande pezzo di Pippo Franco. Cosa ci metti tu? Allora io vi metto l'altra Ma sera. Che è? Non l'ho mai sentito. Allora, io penso un po' di capirne di musica, ragazzi. Allora ti dico che il non titolo so vuol proprio dire... né la canzone né niente. Il titolo vuol dire Giardino d'inverno. Ok. A me ne ricordava invece il coso di quello che usano i il sospensorio, di sumo, il sospensorio. No, vuol dire Giardino d'inverno. L'altra sera stavo guardando la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi e sì, mi è capitata questa canzone di questa artista. Lei è un'artista di strada, nel senso che stava veramente suonava per è strada. È malgascia. Molto. Però è nata a San Paolo, in Brasile. E ha fatto, come dire, una carriera iniziando veramente dalla strada, dopodiché è stata notata e ha fatto un sacco di dischi, ha vinto, è stata nominata tante volte e ha vinto un APCA Trophy come miglior cantante. Ne ha visti dal latino, naturalmente molta musica brasiliana, premi brasiliani. Io ve la voglio far sentire subito perché mi ha colpito questa canzone, è veramente molto orecchiabile. Lei si chiama in una maniera quasi impronunciabile, vediamo se adesso riesco a pronunciarla. Si chiama Maria do Céu Whittaker Pocas. Pocas, non lo so come si dice in portoghese, e canta questa canzone che, come ho detto, tradotta in italiano è Giardino d'inverno. Guardo dal mio giardino d'inverno, vedo il mare, vedo tutto quello che c'è sotto e mi piace tanto. Varanda sospensa, Seu in diretta su Radio 1 New York. Oggi abbiamo tanto portoghese, sì. Para você. È che sta roba del Brasile c'ha Brad Pitt. Brad Pitt si è appena lasciato, sì. Gli ha portato anche via le mutande. Oggi le notizie del giorno sono due: le foto nude di Netta Leotta, che hanno ma nude veramente? Sì, gli hanno hackerato il telefonino. Grande. Tutta nuda, e la separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Queste sono, commentateci le due notizie del giorno. E commentateci anche, se volete, ancora quello che ho detto all'inizio, questa disavventura in cui è incappato Gianni Morandi, che per aver messo, tra l'altro è simpatica la foto, c'ha una busta molto vuota, sì. Molto vuota, della Conad sotto in mano, si vede la Conad sullo sfondo, ha detto sono andata, è domenica, ho accompagnato la mia compagna a fare la spesa, e si è scatenato il web, il lavoro di domenica, tu ci ammazzi, ci massacri, perché di domenica dovremmo stare con le nostre famiglie ed è colpa vostra, di voi che andate a fare la spesa la domenica se i negozi sono aperti, che lo trovo poco condivisibile, sì. Anche perché io vado a fare la spesa solo di sabato e di domenica perché non ho veramente tempo, e se il sabato sono qui a fare la diretta con voi, tra l'altro ricordami della diretta di sabato perché potrebbero esserci dei problemi, anzi ci sono sicuramente, ci sono dei problemi. Abbiamo lo stesso problema, e quindi ve lo anticipo già qui, anche se è Radio New York, però la diretta di sabato potrebbe slittare a domenica, quindi
vediamo un po' che cosa succederà. Vi daremo conto di questo nelle prossime trasmissioni, soprattutto giovedì, quando ci sarà Dopo Cena Con. Sarà una puntata di Dopo Cena Con giovedì estremamente DJ, se posso dire la verità. Sì, estremamente musicale. Quindi seguitela, perché secondo me sarà molto carino. Alessandro, ci tocca. Ci tocca. Aspetta, che qua mi ha detto che c'è, che mi ha scritto. Dobbiamo anche salutare, intanto lo salutiamo su Facebook, Francesco Rubino da Formia, e adesso lo saluteremo anche live. Mentre invece questo è il selfie di giornata. Io sto in carica, quindi dovrebbe arrivare il telefonino. Ho visto che a farlo dall'alto c'è più gusto. No, devo staccarla. Più gustis. Lo devo staccare. È venuto carino! Quanto manca un minuto, me lo riesco a sparare su Facebook, quindi mi raccomando, su WhatsApp, il selfie di giornata, se lo volete pronto ve lo mandiamo in mantinente, mandateci su Facebook la richiesta e sarete accontentati, noi vi accontenteremo immediatamente, senza perdere tempo. Siete sui fuori onda di Du Gustis Is Meglio Che One e state con noi che stiamo facendo un po' gli scemi oggi. Come al solito, se vi piace questa trasmissione condividetela e i suggerimenti sono aperti. Mi raccomando, potete anche, se volete, darci suggerimenti sulle prossime playlist. È semplicissimo, basta. Come si fa qua? Così e così. Ok. Perfetto, il selfie quindi è stato inoltrato e tra un attimo arriverà. Dobbiamo entrare. Torniamo in diretta, seguiteci, mi raccomando. Seu, Varanda Sospensa, questo è un brano estremamente carino, mi piace, è molto simpatico. Lei è una bella ragazza, l'ho vista alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi e ho detto, questo è un brano che mi piace proporre a Radio 1 New York. Perfetto, tanto salutiamo Carl che va all'appuntamento e saprà poi in podcast qual è la canzone Karakiri che metterò io. E io comincio il mio nuovo trend dell'anno. No. Allora, che avevo già annunciato e Alberto sarà molto felice. Allora, il trend nuovo dell'anno, l'anno scorso i trend erano il neomelodico napoletano e il reggaeton. Reggaeton che però riproporrò anche quest'anno. Quest'anno il nuovo trend è la musica country americana. L'avevo annunciato. E quello che dico lo mantengo. Mamma mia bella. Allora, lui è un grandissimo artista americano di musica country. Nasce nel 1972, quindi ha 44 anni. Lui si chiama Brad Douglas Paisley, in arte Brad Paisley, e il pezzo, io ne ha fatti veramente uno più famoso dell'altro. Il pezzo che ho scelto io è un pezzo che mi ha commosso particolarmente, anche per il testo che riguarda un padre e un figlio, insomma è un testo abbastanza complicato ma abbastanza bello. Ce lo sentiamo in diretta su Radio 1 New York, Brad Paisley, Anything Like Me, country, musica country americana, nuovo trend dell'anno. E vai, e questo è il nuovo trend di Alessandro. Se vi piace il nuovo trend di Alessandro, mi raccomando, votate, 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 perché stiamo in attesa di tutti i voti. Vogliamo sciogliere le, come si chiamano, le sfide di oggi. No, non scherzava Alberto, non scherzava veramente. Il trend country è decollato, non atterra più. L'ha messo sul serio, sì. Grandissimi. Fuori onda di Radio 1 New York oggi, ma sempre in diretta qui sulla pagina di Radio Cigliano, Du Gustis Is Meglio Che One speciale New York, e anche sulla pagina di Radio New York, sulle nostre pagine personali. Condividete, mettetelo due parole nella condivisione se volete, mettete sto ascoltando e guardando in diretta e fuori onda di una radio carina, insomma mettete quello che vi pare, convincete la gente a stare con noi, perché è la maniera migliore, la più fica, quella che ci piace di più per essere con voi, per essere social, per essere 2.0, anzi 94.0 in questo caso. Voglio fare un refresh qua della pagina per vedere. Grande Emanuele, una bella Harley sulla Route 66 e questa musica di sottofondo top. Grande Emanuele, top veramente, questa ispira. Beh, dai, insomma, no?
Non è male, non è male. Siete tanti, ci sono altre condivisioni, mi mandate sembra. Mandate selfie, ci Filomena ci ha condiviso, grazie. Sergio, di averci condivisi. Mi raccomando, continuate a farlo, continuate a condividerci se volete che questa trasmissione decolli. Vedi chi vuole il selfie? Chi vuole il selfie? Ve lo devo mandare, sono in ritardo, quanto c'ho? 2 minuti e 20. Aspetta che lo devo acchiappare da qua. Dimmi qual è quello migliore, mi sa il primo. Sono abbastanza uguali, sì, eh? Il primo, forse. Il primo. E allora, signore e signori, in questo momento stanno partendo i selfie. Per chi è? Voglio il selfie. Non ce l'hai detto? Credo. Non lo so. Però sta arrivando il selfie di giornata. Dici chi sei, te l'ho appena mandato. E Alberto pure lo voleva. Non lo so se lo voleva, ma io glielo mando. Oggi non c'è Luigi. Stasera non c'è Luigi. Però io a Luigi non so perché, ma anche se stasera non c'è, visto che c'ha la collezione completa dei nostri selfie, il selfie di serata, glielo sparo uguale. E se volete il selfie è il nostro regalo. Quello è Carlo, più uno, no? Sì. E lo voleva pure lui. Lo voleva pure lui? Eccolo. È arrivato il selfie di giornata e siamo a posto. Benissimo. Allora, questo è un bel pezzo country, è la nuova tendenza di Alessandro Bianconi, quindi abituatevi perché vi farà sentire dei brani veramente da biker. Dolly Parton, non sapete che cosa sto partorendo, Taylor Swift, ma poi anche altri artisti country meno famosi ma in America molto molto seguiti. Bene bene. Ci piace molto. Tra l'altro dire, su Spotify c'è una sezione musica country, io da là sto attingendo, Su Spotify ci stanno tutte le selezioni di tutte le sezioni e di tutti i generi che volete. E sono ordinate per generi. Se non ve lo siete fatto, fatevelo. 10 euro al mese avete tutta la musica mondiale in tasca. Ma quando mai? Ma se me l'avessero detto a 20 anni, avrei pagato anche 20-30 mila lire al mese io all'epoca. Veramente. Comunque, in fuori onda country quest'anno. Country forever. Torniamo in diretta. I fuori onda di Du Gustis is Meglio Che One, eh? Io non la conosco, quindi non so dove entrare, veramente. If he's anything like me. Geniale, col bambino alla fine che gli fa like me. È stupendo, grandissimo Brad Paisley. Grandissimo, ci piace da morire, in diretta su Radio 1 New York, il nuovo trend di Alessandro, la musica country americana. Quindi, stavamo dicendo, ti evoca veramente un biker di quelli giacca di pelle, capito, stivaloni, su una Harley Davidson che va sulla Route 66 e va verso il deserto. E io quello, andrò a cercare quel tipo di musica quest'anno. Grandissimi. Allora, io invece torno in Italia e torno con un live che ho trovato. Non è bellissima la registrazione che sentiamo, però non è neanche tanto male. Lui è strepitoso, è grandissimo. Ho ripetuto tante volte, sono stato al suo concerto e mi sono emozionato. E non pensavo a quasi 50 anni di emozionarmi al concerto di una persona di cui conosco bene. Che ne ha più di 60. Sì, e di cui conosco bene la discografia, capito? Veramente mi ha emozionato per l'energia che ci mette e per la forza e la voglia di... sentite poi che... Che tripudio di persone. Pezzo del 1987, live, ci ascoltiamo Vasco Rossi in diretta su Radio 1 New York con Ridere di te. Sì, ho visto, vado subito. Sto mandando il selfie. Eh sì, ce lo devi chiedere perché ci piace. Siamo, come dire, un po' vanesi. Ce la tiriamo un pochino. Siamo un po' malgasci. Siamo un po' malgasci stasera. Ecco il selfie. Chi vuole il selfie? Il numero WhatsApp è qui sotto, lo potete vedere. Se siete in Italia, dimenticate il più 39 328-7948-796. Memorizzatevelo sul telefonino perché è l'unica maniera per fare questa cosa. Cercate su WhatsApp Radio Cigliano e la trovate, mandateci la vostra richiesta con il vostro nome perché è importante, abbiamo bisogno che ci sia. Vabbè, siamo carini, no Anna? Scusa, siamo tremendi? Non le piacciamo. Begli uomini. Begli uomini, sì. Carichi la mia? Carico la tua. Allora, ora cominciamo a perdere voti rispetto... Inizia. Vabbè, la mia discesa. Questa ancora no, inizia però già la mia discesa. Non sono hacker cracker cattivi. Vabbè, non è possibile, non è... Da mezzo informatico non è così impossibile hackerare un account. No, non è possibile, Alberto. Anche perché... Sì, però, quello che dicevo...
Sai, queste sono anche molte volte cose pubblicitarie. Ma sì, cioè, ragazzi, qua si parla di hackerata, cose. Ci sono delle persone che pagano, delle persone famose che pagano delle altre persone famose per fargli fare la figura di merda al ristorante. Allora vai in quel ristorante, cioè quando 12 paparazzi si trovano fuori a un ristorante per fotografare Belen piuttosto che altri, che fa la scema, fa piro piro a qualcuno. Non lo fanno, non è nulla di. Allora, sentivo un'intervista a Selvaggia Lucarelli, mi diceva che una copertina su una rivista di quelle che mettono un po' di gossipare in italiano, per chiederti l'autorizzazione a pubblicare una tua foto in copertina nella quale fai piro piro, quelle sfocate, ti danno 50.000 euro. Okay? Sono i cosiddetti finti rubati. È no? Un business, non è altro. Quindi sono i finti rubati. Sto in spiaggia e mi esce fuori una tetta dal... Ma su... È tutto finto. Come dicevo l'altro giorno a un giovane collega che mi parlava e mi diceva: sì, ma a Masterchef sono tutti quanti bravi. Grazie Rios, poi se ci senti, grazie di averci, lo so, non potevamo non mandartelo. È tutto programmato, il Grande Fratello, tutte queste cose qua. Siamo in televisione, non si può toppare, non si può improvvisare. Deve esserci un copione, altrimenti le trasmissioni non te le finanzia a nessuno. Anch'io ero un copione al liceo. Ah. Al liceo ero un copione. Da me. Da lui, copiavo da me. Vabbè, d'altronde che io ero un po' secchione, si vede, Non è che ci vuole la scienza infusa per capirlo. I Fuori Onda di D'Augustis Is Meglio Che One, speciale New York, la seconda puntata. Ciao Monica. Non l'abbiamo detto. Ciao Monica. Ma fare piro piro sei un grande. Però è vero che gli fa amore, un ciucci con la boccuccia, no? E poi 50.000 euro per essere sulla copertina di una rivista. Insomma, non c'è nulla di intentato. Alberto, e che ne dici di ridere di te live con questa emozione da concerto? Alberto, fino adesso dai, prima della mia penultima canzone. Sì, serio, che ho fatto veramente una grande playlist stasera. Lo so, ma la playlist non si compone di 11 canzoni, ma si compone di... Anzi, non si compone di 8 canzoni, ma di 13, quindi... Vabbè, ora... Siamo calmi. Ora Alberto, tu valuta tutto. Poi se c'è una canzone un po' fuori dal coro, è una. Io l'ho fatto una playlist De Cristo stasera, dai. Sai che noi dobbiamo abbassare quella telecamera, perché guardiamo nel monitor ovviamente e non ci... Fai vedere i tuoi occhi cerulei a tutti quanti. Scusate, mi tolgo dalla luce. Aspetta, faccio qualcosa che ti ricorda. Qualcuna. Vedi? Mi ricorda qualcuna. A proposito, io qua volevo preparare... Vai, va. Sì. Torniamo in diretta. Votate, Biro o Stilo? Selezione musicale di Alessandro o selezione musicale di Alessio? Siamo qui che aspettiamo i vostri voti. E viene quasi voglia di non interromperlo, no. Però, perché l'emozione che trasmette Vasco nei suoi concerti è veramente sterminata. E io mi immagino quella marea di persone caotiche ma ordinate che sono sotto il palco, perché non fanno un gran casino, però sono lì all'epoca con gli accendini nel 1987, quando è questa registrazione. Adesso con i telefonini si fa diversamente, ci siamo evoluti, però grande emozione veramente. Vasco Rossi, io ridere di te. Mi vergogno a mettere questo pezzo dopo. Allora, qualche anno fa e è tuttora il video più cliccato della storia di YouTube. È vero. Un cantante coreano se ne uscì con un pezzo che si chiamava Gangnam Style, con un balletto idiota, facendo milioni di euro di soldi e facendo milioni di visualizzazioni su YouTube. Bene, lui è tornato. Eccolo qua, il nuovo pezzo di PSI featuring CL of 2NE1 si chiama Daddy e ce lo balliamo tutti insieme su Radio 1 New York. Feel nice. You look nice. Beh, ho preso le intro al volo mentre facevamo la trasmissione, Ale. Grandi, siamo grandi perché vogliamo essere con voi, anche se abbiamo i problemi tecnici che ci incastrano fino all'ultimo secondo. Siamo partiti con un minuto di ritardo. Grandi,
5 minuti prima della diretta non avevamo nulla che funzionasse, avevamo un casino pazzesco. Questo balla, vabbè. Votate, 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 mi raccomando, siamo qui e condividete, voglio vedere chi ha condiviso, voglio essere socialissimo. Alberto, con voi. Sei contento questo pezzo che ti ho messo PSI? Dai, Alberto. Grazie, è arrivato anche Luigi. È arrivato anche Luigi. Grazie, allora ci vedevi, lo so, Alberto, ma non potevo. Complimentati mandarti. Con me sulla chat, grazie. Per PSI Daddy. Non vedo commenti. Senti come si balla, Daddy. Ha buttato il telefonino. Grande Alberto. Non lo posso fare tanto sto movimento di pancia, perché grandissimo pezzo. Vi piacciono i loghi della trasmissione? Ditecelo! Il logo di Dugustis is meglio che one, speciale New York, è stato realizzato da Lillo Carpino, che è un fan della radio e che ha deciso di fare i loghi della radio pur essendo a Tenerife. Si è trasferito a Tenerife, dove conduce una vita estremamente spiaggiata. Sì. Sì, è molto spiaggiata, però i suoi loghi sono molto carini, guardate che bello. Ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le trasmissioni, quindi ne vedrete ancora di più andando avanti. Se vi piacciono i loghi, ditecelo. E poi un'altra cosa, stai sempre guardando là, sì. Un'altra cosa, stiamo ancora, diciamo, in una fase quasi sperimentale con la diretta video Indigo. Vabbè. E quindi diteci se la vedete bene, diteci, abbiamo cambiato anche la colorazione dello striscione del banner, quindi se lo sentite, lo vedete bene, ditecelo che stiamo implementando. Questo, vabbè, questa è veramente, non so neanche se è una come dire, una canzone da luci bianche. Ci siamo quasi. Eccoci qua. E rientriamo in diretta. Peccato sporcare questo. Prendi poco per il culo. È un peccato sporcare questo brano, devo dire. Ciao, la verità. Sara. PSI Daddy featuring Ciel of TNE1. Se riesce manca a dire sto nome. In diretta su Radio 1 New York. Selezione di Alessandro. Vorrei sottolinearlo, eh? Sottolineiamolo pure. Allora, quarto a mezzanotte si dice a Roma, le 23:47. Anche un quarto a mezz'oretta, diciamo. Un quarto a mezz'oretta. Ma le 5:47 da voi a New York, siete in diretta su Radio 1 New York e state ascoltando Dugustis is meglio che one, speciale New York. Trasmissione che verrà replicata domenica a 10 a.m. New York Time, ore 16, ora italiana. Questo pezzo è stupendo. Questo pezzo è veramente stupendo. Allora, Lauryn Hill è la cantante dei Fugees. Ex cantante dei Fugees. E Nas, che in realtà si chiama Nasir bin Oludara Jones, è uno dei più grandi rapper americani degli ultimi 10 anni, strepitoso, grandissimo veramente, ha deciso di fare una canzone con lei e io la voglio proporre. Il pezzo è di Curtis Blow, è vero, l'hanno risistemata, l'hanno riarrangiata e l'hanno tirata fuori. Questo è un pezzo del 1996, sentite che roba eccezionale. In diretta su Radio 1 New York alle 5:48 da voi oltreoceano, Nas featuring Lauryn Hill, If I Rule the World, Imagine That. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Bello, bello. Sto pezzo t'ho fregato, eh. Sì. Sto pezzo t'ho proprio fregato. Lo so. Che cosa è bloccato? Ridagli una botta.
over. The world's hot, my son got knocked. Eccolo, eccolo qua. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Voi avete il video, ci vedete? Perché abbiamo fatto implementazioni, abbiamo messo un sacco di cose. Ah, vedi, questa. Vuoi questa qua? Quanto c'ha? Niente, questa non c'è intro praticamente. C'ha un tu e poi parte. Allora, mi raccomando, siate con noi anche giovedì sera alle 21. Dopo cena con domani dirò chi c'è. Chi è il mio ospite della puntata di giovedì sera alle 21 in diretta su Radio Cigliano. Non credo che andremo in onda sabato alle 14, sarà veramente molto complicato. Probabilmente sostituiremo la diretta di sabato con una diretta di domenica. Oppure faremo una diretta improvvisata sabato, non è detto. O sabato mattina, però sabato mattina è un po' un casino, no. Forse è ora di pranzo. Vediamo. Forse è ora di pranzo, però ve lo diremo sui social fra un attimo, praticamente nel corso tra giovedì e venerdì sarete informati di quando ci sarà la prossima diretta. Continuate a seguirci, Radio Cigliano, pagina Facebook di Alessio Cigliano, di Alessandro Bianconi e di Tiziana Guida, perché dovrebbe esserci anche lei a fare la prossima diretta. Mi ha detto che voleva tornare, quindi forse saremo 3 and not 2, perché 3 gustis is meglio che 2. Bello sto pezzo. Grandissimo. Allora, beh, dai, c'è ancora gente nonostante l'ora. Ci sono gente nonostante l'ora ben tarda praticamente. Chissà perché si blocca. Però vedi che parte, si blocca il video, ma ci sono i cosi, Ci sono le faccine e tutte le cose, quindi. Allora, non abbiamo chiesto stasera, ci fate una bella ridda di cuori e di faccine? Che abbiamo tanta voglia di vedere quanto entusiasmo c'è in voi. Ah, vediamo un po' qua se adesso si vede qualcosa. Sì. Ah, la sera. Devo dare un po' di ragione a Tiziana, La sera dalle 10 a mezzanotte, dopo una giornata di lavoro dura, perché oggi è stata una giornata fisica, però almeno per me, però insomma. Ecco. La tua. Manca te prendevi mojito da tutte le parti, ma no? Sì. In faccia, soprattutto. Tutto mojito in faccia. Dovete diventare, se volete continuare, perché tra un po' le dirette sulla pagina professionale di Alessio Cigliano spariranno e ci saranno soltanto le dirette sulla pagina di Radio Cigliano. Quindi mi raccomando, diventate follower della pagina e cliccate su mi piace. E diventate follower anche di Radio 1 New York se volete vedere le dirette che Tino Maiolo condividerà con grande prodezza. Ah, vedi, qua c'è, posso fare logo hand. Vedi? Io ho due gustis in mano. Sì, io un'altra cosa. Perché porco? C'ho un'altra cosa in mano, non si vede. Cosa avrò in mano? Niente. La penna! Niente, il nulla. Bella, bella, torniamo in diretta. Sì. E restate con noi, ne abbiamo ancora per un quarto d'ora, 20 minuti credo, perché dalle canzoni che ci restano direi che un quarto d'ora ci scappa, sì. Tutto quanto. Eccoci, il passaggio dai fuori onda alla diretta. Nas featuring Lauryn Hill, If I Rule the World, Imagine That, in diretta su Radio 1 New York, pezzo del 95 che però ha veramente delle belle atmosfere. Bellissime, questa bellissime. È proprio bella. Il ritornello è di Curtis Blow, pezzo stupendo, rifatto e riarrangiato in maniera meravigliosa da due grandissimi artisti. E devo dire che t'ho fregato la playlist, perché questa è materia tua. Altro grande artista, me lo metto subito, lui è Bruno Mars e ci sentiamo su Radio 1 New York, Locked Out of Even, tutta per voi. Bruno Mars de che? De Police. No, è Bruno sì, Mars. Sì, certo che è Bruno Mars, gli ha proprio fregato il brano. Bruno Mars, poi abbiamo Bruno Bounty e Bruno Tronchi. Sono i tre artisti che vanno di più in questo momento. Ma perché dico queste cazzate? Non lo so. E allora mi prendo una Golia Active extra forte. Qui a Radio 1 New York, Golia Active. E visto che è una certa ora e voglio essere assolutamente fresco per la fine della trasmissione, mi faccio un mojito. Oddio,
tanto già le cazzate ne diciamo poche, ma sì, ma è un alcolico, è un alcolico, è un alcolico. Sono stata a una festa sabato dove quello più sobrio sì rotolava per terra. Mamma mia, non puoi capire quanto hanno bevuto. Ma di chi era? Amici del lavoro? Gli amici del lavoro, sì. Bene. Hanno bevuto veramente alla grande, si sono divertiti, è stata una bella festa, c'è un DJ set della serata che potete ascoltare serenamente e tranquillamente sulla pagina, sul... L'ho sentito, hai fatto un paio di mix da paura. Hai sentito? Poi spaventoso. Tutti senza provarli. E c'era, il DJ set sta nella pagina DJ set apposta, nella sottopagina show, andate a show, sottopagina DJ set e poi trovate l'ultimo mix in ordine di tempo che è lo 06 se non mi ricordo male. Mixed by Alex 4. Bellissimo. Ci piace essere, tra l'altro l'ho sentito e finalmente sono riuscito a trasmettere in qualità. Sì, ma hai fatto una paio di assaggio, sì, se sì. Quello che fa un love è stupendo. Hai sentito che roba? Devi caricare la tua canzone. Charge, charge your song. Yes, darling. Il mojito analcolico non si può vedere, sono d'accordo. Cioè, se te devi fare un mojito, fatelo bene, non analcolico. Io sono astemio. Sì. Astemio, perché la trovo? Eccola. Sara, no, non andiamo via, Sara, ci abbiamo ancora un quarto d'ora, tranquillo. Sì, sì, ci abbiamo. Io ho due pezzi e tu due. Finché non muoio qua proprio, non... Stilo, votate la sfida musicale, la mia playlist contro quella di Alessandro, non arrivano voti su questo, dovete essere più cattivi, dovete essere più smaliziati. From ball to flask. E votate anche, madonna quanta allappa sto momento sopra, io non posso fare la diretta, fammi fumare una sigaretta sopra, perché allappa che ne vera. Dove sta il mecero? Di tavolette al cioccolato. La madre si chiama Maria Venus. Maria Venus, ovviamente. E il papà Bounty, l'abbiamo detto. Quindi, no, a parte tutto, grandissimo pezzo di Bruno Mars, l'abbiamo sentito in diretta per voi su Radio 1 New York. Proseguiamo la nostra sfida musicale. Sì, tocca dobbiamo... al mio compare. Tocca stringere un po', perché siamo un po'. Ci siamo allungati nella prima parte della trasmissione. Li ho nominati prima, sto doppiando un film nel quale. A un certo punto è ambientato negli anni 80 e i protagonisti si siedono davanti a un televisore e guardano un video di Rio, bella che vi ricordate, ambientato su uno yacht, molto carina. E questo è un altro dei loro cavalli di battaglia, è un po' dopo Rio, non è il primo LP, è quello del 1984, ma quanto ci ha fatto ballare con questa intro cattiva. Loro sono i Duran Duran e ci ascoltiamo Wild Boys in diretta su Radio 1 New York. Appello civile, Alberto, il pio penale non ne faccio, quindi ho un appello in corte d'appello civile via Antonio Varisco. The lighter is for you. Speriamo che mi disallappi un po' la sigaretta. Marco Gianzante, ciao Marco. Marco, era la sua la festa dell'altra sera. È da lui che abbiamo fatto il DJ set. No, penale non ne faccio, Alberto. Io penale zero. Io faccio civile amministrativo, quindi corte d'appello civile. Capito? Avete bisogno di un avvocato? Potete chiedere la sua consulenza. Si può chiedere ora la consulenza via web. Monica, missila, bellezza italiana. Non ci siamo dimenticati.
Veramente, cara Monica, la nostra nel microfono italiana, noi ti abbiamo invitato più volte in trasmissione e ti abbiamo detto: vieni qua che diamo lustro alla tua bellezza anche tramite Facebook. E allora, quindi ricordiamo la vincitrice della nostra bellezza italiana, Monica, in diretta con noi in questo momento. La salutiamo e reiteriamo l'invito qui in trasmissione e con noi. La potete vedere in questo momento in sovrimpressione nel tab di Facebook che riguarda Over Impression, credo. Le due vincitrici delle due categorie della nostra bellezza italiana 2016. Ciao Monica, quando vuoi venire in trasmissione basta che ce lo dici, ci sono tre microfoni, quindi abbiamo tutto lo spazio per poter parlare insieme. Mi raccomando, continua a seguirci e visto che sei qui con noi, condividi anche il video, perché non si sa mai, condividi il video sulla tua pagina Facebook. In questo momento ci sei anche tu sul tab, sul riquadro qua sotto. Alberto, se la ti piace la nostra sta andando verso Alessio. E dopo che metto la prossima canzone è definitiva la cosa. C'è il punto, il point break. E la prossima è proprio il point break. E qui possiamo chiudere, ecco qua. Mi raccomando ragazzi, siate sempre con noi. Il martedì sera alle 22, dalle 22 alle 24 siamo sempre qui. Non ci muoviamo mai, sempre su Radio 1 New York a fare un po' gli scemi, però a mettere della musica che piace, che vi può piacere, che è bella. Lo devo... Tu dici che se lo carico non salta il deck? No, spero di no. Oddio, 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 oddio. Oddio, l'ha caricato, c'ha pure l'intro infinita. Un secondo prima l'intro. Niente via web, tutto in studio adesso, se no il cliente non paga. L'ordine di avvocati non è una onlus. Bravo! No, ma che c'entra onlus? Non potete farvi pubblicità tramite siti internet adesso voi? Adesso si può fare, no? Prima non era possibile. All'inizio non si poteva fare perché mi spiegava che era una questione di rapporto fiduciario. E invece adesso si può fare tranquillamente. E tu dici: chi cazzo te la dà te la fiducia? Infatti. Capita che ci siano gente che mi dissino la fiducia. E danno fiducia, capito? A lui con sta cuffia. Che però è un HG, eh? Sì, è un HG dannata, devo dire. Non dannata, ma due apostrofo annata. Vedete come un apostrofo cambia la vita? Per esempio, se io dicessi sono un ragazzo che soffre, uno pensa che sto male, se metto l'apostrofo capisce un'altra cosa. Vedete com'è facile? Bene, entriamo in diretta! Mancano tre pezzi ancora, restate con noi, non ve ne andate! Perché non è bello andarsene a metà. Restate con noi. No. Che ci avevate da vedere stasera? Che c'è? X Factor il giovedì? No, non lo so. Che martedì c'è? C'era solo Milan Lazio. Ah, ma c'era solo oggi e martedì, tra l'altro. Restate con noi! Siamo in diretta! Duran Duran, Wild Boys, The Wild Boys su Radio 1 New York. Pezzo strepitoso degli anni 80 con un video altrettanto strepitoso che ha dato finalmente la scalata all'Olimpo, ha consentito la scalata all'Olimpo dei grandi, dei Duran Duran. E se Simon Le Bon anche quello che si mangia da Carmelas. Assolutamente sì, e Le Bon anche quello che si compra da Oro Puro 2. Le Bon, se fate così col dente come fanno con le medaglie olimpiche, non si piega. Dalla gioielleria Oro Puro 2, gioielleria Oro Puro 2, trovate tutti gli ori che volete, quindi mi raccomando, il regalo a vostra moglie, perché farlo in un negozio qualsiasi? Fatelo alla gioielleria Oro Puro 2 e la carbonara da Carmelas. Assolutamente sì. Allora, come sapete, c'è stato un film di Giovanni Veronesi che ha avuto un grande successo in Italia qui e fu Manuale d'amore. Grandissimo film con Carlo Verdone, con insomma un film di grande successo che raccontava praticamente con una storia consecutiva tre vicende di tre persone diverse, in realtà di alcune coppie che si formavano, si lasciavano, si innamoravano. Il Manuale d'amore ha avuto un seguito, è stato fatto Manuale d'amore 2 e una delle canzoni della colonna sonora di Manuale d'amore 2 era questa. Ora io mi evito di annunciarla perché sennò Alberto credo che si scollega e cancella direttamente la nostra radio da quelle sue preferite, se mai l'ha messa. Ce la sentiamo in sottofondo, non annuncio il cantante, anzi il titolo lo annunciamo, si chiama Miele, il cantante lo riconoscerete sicuramente, è per voi su Radio 1 New York. Come te, l'ingranaggio è lo so, sto bene, quel momento è arrivato.
Il momento che tutti aspettavamo è arrivato. No, sentite il ritornello è stupendo, ascoltate, è bellissimo il ritornello, eh. Eh sì, no, ma porca miseria quanto è bello. Nostra bellezza italiana, sentitela questa. Monica Bellucci, Riccardo. No, tra l'altro non scrive, quindi o è articolato o ha staccato. O è articolato. Questa era la mia penultima, penultima. Questa era quella che mi faceva crollare i voti, Lisa. Vabbè, io veramente sono senza, sono senza parole, sono stravolto. Questa va a letto, dice Lisa. Il problema è che non va a letto serena, capito? No, Lisa, Lisa, dammi un'altra chance, ce n'è un'altra dopo. Mamma mia, mamma mia. Io veramente sono senza parole. Poveri noi. Come si fa? Oddio, oddio. Intanto potete vedere in questo momento sul vostro Facebook il sito di Radio 1 New York, che è ben articolato, c'è l'orologio, ci sta la playlist dove potete cliccare, il player dove potete cliccare per ascoltare la radio in alta qualità, vedete tutta la programmazione di Radio 1 New York. Ci siamo anche noi qua che giriamo, fra un po' ci girano anche a noi praticamente, vediamo quando arriviamo, dovremmo esserci, giuro che c'eravamo, ci ha tolti Tino, poveri noi. Credo che Alberto ci abbia mandato un WhatsApp in privato. Scusa, allora, ecco, c'è il commento, c'è il commento. C'è il commento? Meglio di mille parole, torniamo in diretta. E questo è l'autogol di Alessandro, grande autogol. Alberto, che è un nostro grande fan, ci ha mandato una foto nella quale dire che è disperato è dire poco. Purtroppo sono cose che succedono, Alberto. Vabbè, l'artista in questione che non è stato citato, citalo. Gigi D'Alessio! Vai! Tra l'altro devo dire che l'altra sera, mentre facevo il DJ set e avevo un BPM tra i 100 e i 125 che ho tenuto praticamente per tutta la sera, è arrivato come un collega, suona il corazon. È arrivato un collega e mi ha detto: ma ce l'hai qualcosa di Gigi D'Alessio? E tu sei caduto per terra. E io ho detto: beh, veramente no. In questo momento, se andate sulla video diretta di Facebook, potete vedere in sovrimpressione, in un riquadro, il sito di Radio 1 New York, che è quello che troverete all'indirizzo www.radio1newyork.com. Cliccate su Ascolta Live e riuscirete, anzi, su Spegni la radio. Se devo essere sincero, e ascolterete la puntata e tutta la programmazione di Radio 1 New York in alta qualità. Evviva Tino Maiolo! Allora, io ho scoperto Sara che... dice che è già a letto con due che russano, bimbe e marito, e lei con le cuffiette ci sta sentendo. Vedi, grande Sara! Io l'ho detto, mettetevi ste cuffiette e ascoltateci un po' dovunque. Se in ufficio avete la possibilità, magari un po' di straforo, di ascoltare anche le repliche, le cose, le riproposizioni delle puntate, ascoltatele, perché sono veramente belle. E dovete avere qualche giga, però insomma è importante, perché mettiamo bella musica e ci piace dirlo. Allora, a mezzanotte 8, le 6:08 p.m. ora di New York, io ho scoperto che un artista che mi ha fatto impazzire quando ero piccolo, perché piccolo, insomma, quando eravamo al liceo, ce lo siamo portato, mi ricorda, ai 100 giorni, una sua cassetta, questa e suonava in continuazione.
questo, tra l'altro. Questo ha fatto un LP insieme a due grandi artisti che si chiamano Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzacariello. Ha fatto una rivisitazione di tanti suoi pezzi, c'è Rosalina, c'è Fiore di Maggio, ce ne sono tanti, ma ha anche importato dei pezzi di altri artisti. Noi ci ascoltiamo una rivisitazione da brivido, ed è il mio ultimo pezzo di stasera, ma vi prego di ascoltarlo bene perché è veramente grande, di Anna Verrà di Pino Daniele, interpretata da Fabio Concato nel suo ultimo LP, in diretta su Radio 1 New York. Anna Verrà, grandissimi, grandissimi artisti, veramente grandi. È appena uscito questo LP, adesso se volete vi dico anche come si chiama, ve lo dico subito perché è appena uscito. Fabio Piccaluga si chiama, vedi, mi sono scordato di dirlo, si chiama Non smetto di ascoltarti, è un LP con... Allora, canto Nessuno al mondo, Non smetto di ascoltarti, L'arcobaleno di Mogol che ha cantato Adriano Celentano per la morte di Battisti, La casa in riva al mare, Diamante di Zucchero, Rosalina, Anna Verrà, Mille lire al mese, Carina, l'ho sentita, Io che amo solo te, Domenica bestiale, poi il suo cavallo di battaglia, struggente in questa interpretazione con Bosso e... mi dimentico sempre il cognome, e Mazzacariello di 051 22 2525, la canzone in favore della, telefono del telefono azzurro, e Scrivimi di Nino Bonocore. Ascoltatevi questa LP, mettetevelo su Spotify perché è strepitoso. Strepitoso, un LP di jazzisti puri insieme a Fabio Concato, che ha reinterpretato tutte quante le canzoni, le sue ma anche quelle degli altri. Quest'Anna Verrà è da brividi. Io l'altro giorno stavo in macchina, l'ho sentita, ho sentito tutto l'LP, ma questa canzone l'ho sentita 10 volte, facevo col repeat, la mandavo indietro. Bellissima, l'ho voluta portare, anche se a quest'ora tarda, per ultima, perché veramente è eccezionale e coinvolge. Ripeto, per chi pensa che stiamo sporcando le canzoni, noi le canzoni le dobbiamo sporcare per tutta una serie di motivi qui su Facebook, ma le potete ascoltare in ottima qualità su Radio 1 New York, tra l'altro con un ritardo minore di quello che state ascoltando adesso, o su Spreaker. Torniamo in diretta. Questi jazzisti veramente hanno fatto grande Fabio Concato. Assolutamente. Io, sì. Questo pezzo, questo grande LP, ho appena detto nei fuori onda che ci sono pezzi di Nino Bonocore, di Vasco Rossi, di Zucchero e anche pezzi di Concato reinterpretati in chiave jazz. Questo è un album appena uscito del 2016, Fabio Concato, che non smette mai di sorprendermi e di emozionarmi, veramente. Andatevi ad ascoltare, anche su Spotify c'è tutto l'LP, andatevelo ad ascoltare perché è strepitoso, grande. Io chiudo tornando agli anni 80, o voglio chiudere rialzando i beat, facendovi rimuovere le chiappette, anche se sono mezzanotte meno un quarto qui in Italia, le 6 e 12 a New York City. Anni 80, un gruppo che ha fatto un pezzo, credo, perché non l'ho più sentito, ma quel pezzo che ha fatto l'ha fatto veramente bene. Ce li sentiamo in diretta per voi su Radio 1 New York, loro sono gli Industry e il pezzo è State of the Nation. Marca miseria. Vabbè, l'abbiamo passata dalla testa. Dalla testa? Che rincoglionito, non l'ho presa di questa. Vabbè, è andata così. Signore e signori, grazie. Grazie di essere stati con noi. Questo è il nostro ultimo pezzo. Stiamo aspettando. Alberto, scusa se è ingiusto. Perché io ho messo un solo pezzo. Ti riepilogo la mia playlist. Perché evidentemente te la sei dimenticata. Allora, Joey Montana Peaky, pezzo reggaeton dell'estate. L'ho passato al villaggio, ho fatto il palco. Alvaro Soler con Emma Libre, il pezzo del momento, il cantante del momento.
Jane Cam, pezzo di cantante francese malgascia che abbiamo detto, eccetera. Giovanotti d'estate addosso, The Tamperer featuring Maya, Alborosi con Giuliano, San Giorgi di Gramaro, il pezzo strepitoso, Elisa, Can't Be Forever, Brad Paisley di musica country americana, pezzo bellissimo dedicato al figlio, poi PSI, vabbè. Poi ho messo Bruno Mars, gli Industry e tu mi punisci solo per Gigi D'Alessio? Alberto! Però certe punizioni si scontano, Ale, eh. Si scontano veramente. Signori, ricordiamo gli appuntamenti prossimi e mi avvicino al microfono per dirli. Giovedì alle 21 in diretta troverete il bene reggaeton, però dice Alberto. Troverete dopo cena con... una puntata pro DJ, una puntata per DJ, ascoltatela perché sarà interessante. Non sabato alle 4, 99,9 su 100, no. O sabato a ora di pranzo o domenica in orario da definire, ma vi terremo informati. Du Gusti si sveglia che One Italia, sempre su Radio Cigliano, ovviamente. Il country, bellissima la canzone, sì, vabbè, però è una, le altre. Però country... commentamelo. Martedì prossimo alle 22 saremo qui, sempre presenti, dopo aver lavorato stanchi ma con 12 pezzi da proporvi su Radio 1 New York per Du Gusti Si Sveglia Che One speciale New York insieme alla radio di Tino Maiolo. Noi iniziamo a ringraziarvi, vi consigliamo se volete di condividere ancora il video, avete ancora tempo, ma potete farlo anche, grazie Monica che hai condiviso, e di farlo anche dopo, perché il video resterà e sarà disponibile nel sito di Radio Cigliano e nel sito di Radio 1 New York di Facebook, nelle pagine Facebook, sarà sempre disponibile e rivedibile quante volte volete. Mi raccomando, il gradimento, perché vogliamo chi è che ci ha scritto. No, questi sono vecchi messaggi. Ok, qua siamo a posto. Il selfie ve l'abbiamo mandato. Ultimi secondi ancora per avere il selfie di giornata al numero 328-7948-796. Se lo volete, altri l'hanno avuto e abbiatelo anche voi. Siamo in chiusura. Devo lanciare Angelus. Se non lo faccio io, lancialo te, perché altrimenti facciamo una figura de merda. Non sa dov'è. Grande Luigi! Grande Luigi! Beh, ho scritto a cazzo quanto manca. Dobbiamo tornare in diretta. Mi raccomando, restate con noi. Restate con noi nelle nostre dirette, perché saranno tante. Siamo solo all'inizio della stagione. E sarà anche un pezzo one shot. Ma che shot, Monica, non è uno sciottino. Fortissimi perdonati per Gigi D'Alessio, grazie, grazie veramente. Vabbè, però Gigi D'Alessio ha un suo pubblico, io scommetto che c'è della gente che c'ha un suo pubblico, che ha gradito. Di creditori che lo inseguono, soprattutto da quella, sì, che dicono da qualche parte lo inseguono veramente. Allora, abbiamo sentito gli Industry con State of the Nation ed è l'ultimo pezzo di oggi su Radio 1 New York. Io vi ricordo che Angelus Marino sta qui, è qui su Radio 1 New York, sta preparando i suoi deck da una location misteriosa di cui non mi è dato sapere. Io non posso sapere da dove si sta preparando per irradiare sulle frequenze web di Radio 1 New York e su tutte le altre possibilità che Radio 1 New York mette a disposizione la sua selezione anni 70-90 direttamente miscelata per voi live. Quindi Angelus, noi ti salutiamo, ti cediamo la linea. E non abbiamo altro che da fare che ricordando che quel poveraccio di Gianni Morandi ha fatto sta cazzatona e vabbè. Che di Letta Leotta è stata hackerata e ci stanno le foto in giro nuda, ci sta Brad Pitt e Angelina Jolie che si sono lasciati. È una settimana piena di eventi, mamma questa. Mia. E allora vi lasciamo con la programmazione di Radio 1 New York, restate qui, Angelus è pronto e partirà subito dopo di noi, Alessandro. Allora ragazzi, come sempre, se la trasmissione vi è piaciuta lo dovete dire a tutti, perché è l'unico modo per farci conoscere. Ditelo a tutti, dite a tutti che vi è piaciuta. Se non vi è piaciuta, ditegli che vi è piaciuta lo stesso, perché non è giusto che la sola la prendiate soltanto voi. Bene, io mi sono dimenticato di fare una cosa istituzionale. Istituzionalizzati. Un attimo solo, perché poverino,
altrimenti. Ecco, ci siamo. E allora vi posso ufficialmente salutare da Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi. Grazie di essere stati con noi. Buon pomeriggio a New York e buonanotte Roma. A martedì prossimo. Ciao. E grazie anche a voi di essere stati con noi su Facebook. Siamo veramente contenti. No, di questa... le foto da Diletta Leotta, vabbè, ma hanno girate dopo 12 minuti che erano qua. Me l'hanno girate dopo 12 minuti che l'avevano pubblicate. Dopo 12 minuti, se vuoi. Vabbè, se vede niente, però due belle poppe ce l'ha. Vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi. Grazie di essere con noi in queste dirette su Facebook. Ci vediamo giovedì con Dopo Cena con. Baci a tutti, ciao!